Buonasera, questo è un pomeriggio dedicato a un compleanno, non il mio, ma al compleanno di una mostra che si chiama Italy, the New Domestic Landscape, che fu curata da Emilio Ambas al MoMA nel 1972 e che è stata in vari modi celebrata e vissuta, realizzata da molti di noi. Per cominciare il pomeriggio, prima ancora di raccontarvi tutte le persone che sono qui a parlarne, vediamo un po' di materiali video, di storie, di interviste, di video relativi alla mostra. Poi dopo vi introdurrò tutti i partecipanti e le varie parti di questa conversazione. Grazie. La mostra del MoMA è stata una mostra, si sa, fondamentale, interessante. C'ero, è stata una grande festa a New York. Lì al MoMA c'era una gente così, un casino. Allora, nel 1972 il Museo d'Arte Moderna di New York organizzò una prima grande mostra del design italiano curata da Emilio Ambas. Quella mostra lì con Gioe Colombo, con Magistretti, che so io, con tutti gli altri, Giannuso, eccetera, rappresentava, secondo me, bene questa, per la grande speranza, questo grande senso di felicità esistenziale. Per la prima volta Ambaz mise insieme sia i cosiddetti grandi maestri del design italiano, sia la nuova generazione, cioè quella generazione nata dai movimenti radical, movimenti d'avanguardia che si spingevano invece verso ricerche del tutto nuove. Devo dire che allora i negozi di Madison o di Fifth Avenue non erano quelli di oggi. C'erano pochi negozi di moda italiani, ci vedeva poco negozi dove si vendeva la pizza piuttosto che gli spaghetti. È stata una mostra, secondo me, estremamente importante. È rimasta lì, non è successo più niente. Poco. Posso andare? Grazie, buonasera a tutti. Saluto prima di tutto i nostri amici che sono online. Hi Barry, Barry Bergman, curatore del MoMA fino a circuito del MoMA fino al 2018-19. Nicola Pietra, uno dei... Ciao Barry. Ugo, buonasera, vi introduco appunto i primi due perché sono online, quindi vi dico prima i loro nomi. Barry Bergdahl, che è stato chief curator del MoMA fino a 3 anni fa, 4 anni fa almeno, e Ugo La Pietra, che naturalmente era uno dei protagonisti importanti di questa mostra. Il nostro pomeriggio è organizzato in maniera... come dire, articolata, nel senso cominceremo con l'introduzione a tutta questa vicenda, perché questa giornata nasce anche dal lavoro che una mia dottoranda adesso, cioè Chiara Carrera, ha fatto in un progetto di laurea con Mario Lupano, focalizzandosi sulla storia di questa mostra, ma soprattutto lavorando insieme a un suo collega che si chiamava Giovanni Svalduz, al ripensamento di una New Domestic Landscape 2022, invitando quindi una quarantina, credo, di gruppi italiani, quindi la mostra è anche una mappa di nuovi gruppi italiani che voi potete vedere in questa piccola display che abbiamo fatto nella sala, o se no in quel bellissimo catalogo che è a vostra disposizione gratuitamente, credo, o a offerta, che bisogna dire. Sulle tavole. Insieme a Chiara c'è Elena Sofia Moretti, che è una dottoranda invece sempre veneziana, ma che, non so se bisogna dirlo, seguita da Marita Talamona, che è la sua docente. Elena Sofia fa un lavoro su una rivista a cui noi tutti siamo
teneramente affezionati, che è Controspazio, quindi una rivista che ha attraversato l'ambiente milanese e quello romano e che ha avuto il suo acme, come dire, esattamente in questo periodo che stiamo affrontando oggi. E secondo me, messe insieme le visioni delle due giovani studiose, sono un po' come il catalogo, no? Che mischia questa vicenda vista dal punto di vista del design, della produzione industriale e della produzione intellettuale legata al design, e dall'altra invece tutta la serietà dei saggi critici, storici e analitici che ci sono firmati da Tafuri, Gregotti e molti altri sul catalogo della mostra, di cui forse farà qualche accenno Domitilla Dardi dopo. Domitilla sarà con me a condurre questo pomeriggio e interverrà quando vuole. I nostri ospiti presenti in sala, che ringrazio con molto entusiasmo, sono in ordine di sedia da sinistra a destra: Mario Lupano, che vediamo qui in seconda fila, Piero Frassinelli, che era ovviamente, in quanto superstudio, uno dei protagonisti più importanti di questa mostra, ma anche una delle persone che, per quello che è stata la storia di superstudio prima e dopo questa mostra, può anche darci qualche lettura di questa vicenda in maniera complessa. Marco De Michelis, storico dell'architettura, che ha sempre osservato questa vicenda con occhio molto molto consapevole e ben armato, come dire. Chiara ed Elena Sofia le abbiamo introdotte, Barry Bergdahl e Ugo La Pietra interverranno da Zoom, perché così abbiamo la possibilità di triangolare in giro per il mondo. Comincerei proprio con la presentazione di Chiara e di Sofia, che ci raccontano che cosa hanno fatto e perché siamo qui oggi. Dopodiché avremo un intervento che Emilio Ambas ha voluto registrare online, perché diciamo era complicato farlo intervenire in diretta oggi, non si sapeva bene se era in Italia o negli Stati Uniti, quindi dopo l'intervento di Ambas inviterò i presenti ad articolare la nostra tavola lineare, più che rotonda, ma comunque saliranno sul palco. Grazie. Non ho detto i vostri curriculum, ma credo che forse non ce n'è oggi bisogno. Buonasera a tutti. Ditemi se non si sentirà. Grazie mille Pippo Ciorra per l'introduzione. Io appunto sono qui perché assieme a Giovanni Svalduz ci siamo occupati di questa mostra per un po', in occasione della nostra tesi di laurea magistrale, progetto che si è nato come una tesi di ricerca e quasi a carattere inizialmente storiografico. Dunque, ricerca che se prima nasce come un'indagine storiografica, poi ha assunto le vesti di un progetto curatoriale, ma soprattutto di un progetto di reenactment. E quando si parla di reenactment, si parla di una disciplina che ha carattere anzitutto storiografico, ma significa rievocare, riattivare un'intera vicenda e farlo perché si ritiene che le tracce che queste vicende ci lasciano siano ancora vive e in certi casi suggestivi. Quello che abbiamo fatto con questo lavoro non è stato ripercorrere i progetti che ha esposto Ambas piuttosto che gli allestimenti, ma abbiamo voluto ricostruire la struttura e le metodologie che hanno permesso a questa mostra di esistere. Abbiamo individuato tre strutture sulla quale, tre fondamenta sulla quale il progetto si costruisce. Quindi, da una parte il design program, quindi il bando attraverso cui Ambas contatta i progettisti allo stesso modo in cui l'abbiamo fatto noi qualche anno fa, quindi come nucleo generatore della ricerca, ma allo stesso tempo come strumento per controllare il progetto. La mostra come occasione progettuale, curatoriale, ma anche network fisico per quello che abbiamo cercato di fare noi, definire una generazione, mettere in contatto dei progettisti, e poi la pubblicazione, che anche per il sopraggiungere della pandemia è quello che ci rimane oggi, come strumento di sintesi e ricognizione teorica, progettuale, che contiene le intenzioni dalle quali ci siamo mossi, ma poi anche quelli che sono stati gli esiti della ricerca. Per cui quando si usa il reenactment si cerca di misurare uno SCART, una pratica che funziona per sistemi differenziali. Si prende una vicenda di riferimento, generalmente un evento performativo, curatoriale, e lo si misura alla distanza di oggi, si cerca di capire quali siano, che reazioni è ancora in grado di generare nel contemporaneo.
E dunque in questo scarto, in questa intercapedine che abbiamo definito tra il 72 e nel nostro caso dal 2020, è in questo spazio che abbiamo cercato nuove domande, nuovi significati, nuove risposte. E proprio perché ci sono vicende che per natura del medium, tante volte nell'essere vicende performative, poi nel diventare vicende trasmesse, tendono a mitizzarsi. E questo avviene soprattutto per le mostre, ed è successo forse per The New Domestic Landscape, ma è anche la ragione per cui degli studiosi o persone, ricercatori, sono ancora interessati ad aprire il dialogo in merito. Ambas nel catalogo, che poi è il manufatto che è arrivato a noi, attraverso il quale abbiamo avuto accesso a questa vicenda, rende molto chiaro che la scelta dell'Italia derivi dal fatto che riconosce degli atteggiamenti progettuali in quel momento inediti, che non avevano dei corrispettivi né europei né statunitensi, e nei quali i designer cominciano a mettere in discussione il loro lavoro e a valutarlo alla luce delle implicazioni sociali e culturali che è in grado di generare. Per cui, alla luce di questo scenario, che Amba stesso in diverse interviste dirà di aver affrontato in un primo momento con una certa superficialità, man mano che costruisce la mostra nel corso di 2 anni, prende consapevolezza delle controversie che sottendono il progetto italiano degli anni 70 e decide di farsi portavoce di questo dibattito e trasporlo negli Stati Uniti. Per cui da una parte la mostra come strumento didattico per raccontare a un pubblico nuovo, quello statunitense, ancora. Sì, perché non è per loro, ma per quelli che sono su Zoom. Farò del mio meglio. Molto rimbombo. Ok, farò del mio meglio. E, dunque, dicevo, da una parte costruisce questo progetto attraverso 2 canali. La mostra come strumento didattico per raccontare a un pubblico nuovo da dove muovono le proprie ragioni i progetti e i progettisti, da un contesto sociale, culturale e politico che è molto, molto controverso, e allo stesso tempo il catalogo, che funziona come strumento complementare alla mostra per colmare quelle che sono le lacune, soprattutto del pubblico statunitense rispetto alla cultura progettuale italiana a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, servendosi dei principali critici e intellettuali italiani dell'epoca, che citava appunto Pippo, scrivono Tafuri, Celant, Portoghesi, Argan e molti altri, che attraverso saggi, alcuni più storici, alcuni più critici, cercano di raccontare questo substrato complesso e controverso. Questa operazione è stata vista da molti come una missione di export culturale quasi, attraverso il catalogo più che la mostra, l'antologia La storia dell'architettura italiana entra negli Stati Uniti. Questa missione di export, unita al fatto che una mostra sulla rassegna italiana non avviene in Italia ma avviene a New York, hanno contribuito alla costruzione di forse quello che oggi chiamiamo Made in Italy, per cui un'operazione che è di matrice straniera e che parla a un pubblico straniero. Non parliamo mai di fatto in Italia, parliamo di Made in Italy, e questo già rende chiaro forse chi è il nostro interlocutore. Ma sicuramente è indubbio che la mostra abbia il merito di aver consolidato un certo sentimento di italofilia che perlomeno per un decennio ha elevato la nostra cultura progettuale a cultura progettuale di riferimento nel dibattito internazionale. Quindi non solo controversie, non solo complessità dietro questa mostra, ma anche meriti. Sicuramente quello di aver esportato a scala internazionale non solo l'opera di progettisti, ma anche di disegnatori, di storici, di critici, e allo stesso tempo di aver contribuito alla sperimentazione nel campo dell'allestimento, del display. Forse in una delle prime occasioni il film viene introdotto come medium per raccontare il progetto architettonico. E quindi si genera un po' questo gioco di forze tra una percezione di un paese esterno, di quello che avviene in un altro luogo, e allo stesso tempo un riconoscimento dall'interno, però di un'immagine che è generata fuori. Quindi quello che Ambas cerca di fare è di riconoscere che il progetto italiano è frutto di tutta una serie di complessità, che i progettisti in quel momento, alcuni, perlomeno forse gli esponenti più radicali, ritengono che sia impossibile progettare se le condizioni progettuali, le condizioni sociali e politiche non fossero cambiate. Altri si sentono intrappolati in questa dimensione del designer, che è produttore, alla fine produttore di oggetti. Quindi, nonostante gli sforzi, soprattutto attraverso la sezione degli environments, per mettere in luce
queste complessità, la vicenda economica che accompagna la mostra, che è stata appunto finanziata dai principali gruppi industriali italiani, dal Ministero del Commercio, ma anche certe scelte allestitive a carattere, diciamo, merceologico, soprattutto per la sezione degli objects, hanno fatto sì che la critica abbia contestato l'operazione di Ambas, definendola a tratti appunto commerciale, merceologica. E soprattutto erroneamente pensiamo che Ambas abbia presentato al mondo per la prima volta un filone progettuale, soprattutto quello del design radicale, che in realtà probabilmente era già arrivato ad un alto grado di maturità creativa e culturale. Gli esponenti radicali erano già affermati, perlomeno in Europa. Nel 1966 a Pistoia si era tenuta una mostra super architettura che era dedicata all'architettura radicale. Per cui probabilmente quello che fa Ambas non è di svelare una qualche avanguardia progettuale che prima di questa mostra non esisteva, piuttosto sì, dargli un palcoscenico d'eccellenza, ma soprattutto usare questa mostra come un momento singolare, particolare, che ha permesso ad una cultura che era arrivata ad un certo grado di maturità di superarsi, quindi c'è forse un prima e un dopo Italy the New Domestic Landscape. Questo perché la mostra si pone anche cronologicamente come uno spartiacque, si pone verso la fine, sulla scia degli anni del boom economico, anni 60, ma anche alle porte di una crisi che poi impererà sempre di più andando verso gli anni 80. E diventa l'anticamera di una mostra che vedrà lo scisma disciplinare tra la tendenza aldorossiana e il design radicale italiano, che sarà la quindicesima triennale del 1973. Questa breve introduzione per dire perché siamo qui, perché ha senso ancora parlare di questa mostra e perché le curiosità e le domande che questa vicenda ancora solleva rendono chiaro che sono sintomo di quanto questa mostra sia a tutti gli effetti ancora viva e che l'interesse di Ambas per l'Italia in quello specifico momento ci racconta che il discorso progettuale italiano a cavallo tra gli anni 60 e 70 giocava sicuramente un ruolo, se non protagonista, perlomeno non secondario, che avrà un fortissimo impatto sulla cultura progettuale dell'epoca. E grazie ad Ambas questo patrimonio collettivo fatto di designer, di architetti, di disegnatori, di storici, di critici, entra nel dibattito internazionale in una maniera forse senza precedenti, e ci aiuta oggi, con la distanza di questi 50 anni, ad usare questi eventi per interrogarci sulla presenza e poi forse l'eventuale scomparsa del progetto italiano nel dibattito internazionale. Ci porta a chiederci quale effettivamente sia l'eredità che la nostra cultura progettuale sarà in grado di lasciarci, forse da qui ai prossimi 50 anni. Quindi riattivare nelle forme di un libro, nelle forme di un dialogo, nelle forme delle conversazioni come quella che stiamo avendo oggi, guardando la storia come una scatola aperta, una vicenda che è in grado ancora di suggerirci delle cose, di sollevare degli interrogativi e quindi verificare effettivamente se ci sia ancora dello spazio per una riflessione, un esercizio collettivo come quello che si è tentato di fare nel 72. Io forse mi sono dilungata, ok, forse no, e lascio la parola ad Elena per un contesto storico. Grazie. Grazie. Ho sempre detto che sei troppo alta, quindi Elena, non parlare troppo veloce, so che parli veloce. E sì, lo ammetto. Non essere troppo alta. Buonasera a tutti, anch'io ti ringrazio Pippo per l'invito, per tentare oggi di dare anche un po' di contesto, una sorta di quadro storico a questa conversazione. Infatti premetto che io non parlerò propriamente della mostra Italy the New Domestic Landscape, ma piuttosto di quegli anni, del dibattito architettonico che in quegli anni si stava facendo nel nostro paese. Innanzitutto parlare di anni 70 forse non è la cosa più corretta, o meglio, non è corretto parlarne come di una determinata epoca storica, o come qualcosa che ha chiuso con un decennio precedente o con uno successivo, ma sono anni in cui i temi, le riflessioni e i dibattiti degli anni precedenti, in realtà dal dopoguerra e poi negli anni 60, mutano, ma sono ancora presenti anche nelle loro complessità.
Tentando quindi di dare una sorta di cornice, di quadro, si potrebbe forse più parlare degli anni che vanno dal 63, anni delle prime occupazioni studentesche in Italia, e anche diciamo in anticipo, no, sugli avvenimenti ben più noti del 68 italiano, al 77, anno in cui il convegno di Bologna sancisce diciamo la fine, una sorta di fine del movimento studentesco, e anno in cui poi il terrorismo assume proporzioni sempre più drammatiche. E appunto proprio con le prime occupazioni del 63 è quello che emerge nella scena internazionale, proprio una nuova generazione di giovani architetti italiani che appunto comincia a imporsi dagli anni 60 e poi caratterizzando anche il dibattito degli anni successivi, inizia a imporsi con una serie di nuovi temi e di nuove urgenze. Siamo negli anni 60, diciamo terminata no? una prima fase di ricostruzione e ci si interroga, si fanno dei bilanci e ci si interroga su come, con che modalità, insomma, mettere in campo nuove metodologie del progetto. Parlare di generazione per questi giovani architetti italiani può essere a volte riduttivo. Il rischio è sempre quello di ridurli a dei sistemi, no? A ridurne anche la complessità delle ricerche individuali, ma anche se le loro ricerche, i loro lavori muovono spesso verso direzioni molto diverse tra di loro, possiamo forse riconoscere in questa generazione delle ideologie e delle prassi comuni. Condividono ad esempio l'insoddisfazione per l'istituzione universitaria che produceva, accusata di produrre solo un libro professionista di stampo quasi ottocentesco, e anzi si oppongono con forza proprio al cosiddetto professionismo incolto che stava imperando nelle grandi città italiane, che aveva condotto anche alla distruzione dei centri storici, aveva comunque diciamo, profondamente mutato l'assetto territoriale italiano. E appunto la professione è vista muoversi in ruoli sempre più specifici, spesso prettamente tecnici, e l'architettura appare a questi giovani continuamente assoggettata, ancora lo dicevamo anche prima, alle logiche del consumo, e la sua mercificazione produce nei giovani architetti italiani degli anni 60 una sorta di presa di coscienza del suo valore anche sociale, no? L'architetto da tecnico diventa impegnato a riconoscere proprio nella disciplina un valore sociale. Si parla spesso della figura di architetto in questi anni come di un architetto intellettuale, non più tecnico ma un intellettuale impegnato, e si parla anche molto spesso di questo periodo come il momento della cultura dell'impegno. In realtà a offrire uno spazio ai giovani architetti italiani degli anni 60 era già stato Rogers con la sua Casa Bella Continuità, lo diceva Pippo Ciorra, io mi sto occupando delle riviste di architettura, e Rogers è veramente uno dei primi a offrire ai giovani architetti italiani uno spazio all'interno della Casa Bella Continuità, che dirige dalla metà degli anni 50. Nonostante questi sforzi, nel corso degli anni 60 i giovani fanno difficoltà ad imporsi nelle trasformazioni concrete della società, spesso relegati ad una posizione di emarginazione, ma sono piuttosto proprio queste iniziative editoriali, la Casa Bella di Rogers, ma non solo, a offrire proprio lo spazio dove formulare le proprie elaborazioni teoriche e progettuali. Oltre alla Casa Bella, negli anni 60, dalla metà degli anni 60 e poi negli anni 70 nascono tutta una serie di riviste molto significative. Nel 63 Eugenio Battisti fonda Marca 3, rivista interdisciplinare. Nel 64, su un'idea di Renato De Fusco, nasce OPCIT, sul, diciamo, anche sul grande successo che stava avendo negli anni 60 la semiologia in Italia. O ancora, sempre nel 64, si affaccia nella scena nazionale Lotus, su un'idea di Giulia Veronesi e Bruno Alfieri. Quindi queste riviste, un po' la nascita di queste riviste, ci testimonia anche quanto l'attenzione per la professione, intesa come diciamo
tecnico, professionista, va sempre di più allentandosi, mentre si comincia ad avere una curiosità verso altri ambiti disciplinari e le loro implicazioni con l'architettura. E proprio sul tema dell'interdisciplinarità del progetto che caratterizza questi anni è emblematico il caso della tredicesima triennale di Milano, che si tiene nel 1964, appunto il tema è il tempo libero, ed è davvero uno dei primi momenti di collaborazione, di momenti di collaborazione interdisciplinare, dove la più giovane cultura architettonica italiana si trova a collaborare con, ad esempio, artisti, letterati, musicisti. E, è davvero un primo momento di collaborazione. Per esempio, la sezione internazionale viene curata da Vittorio Gregotti e Umberto Eco. Ed è la prima triennale che in qualche modo forse abbandona quel carattere merceologico per fare della problematica sociale, della critica alla società del consumo, alla società contemporanea, siamo negli anni del boom, i temi cardine sul quale proprio imperneare la mostra. Tuttavia questa occasione fa emergere anche altri aspetti del dibattito. Se guardiamo quello che c'è fuori da questa triennale, il ponte di Aldo Rossi e Luca Meda, con la sua sezione triangolare, ci accorgiamo come il linguaggio cambi ancora, sia un linguaggio totalmente differente, in un'architettura che si costruisce in un dialogo appunto con la storia. E appunto parallelamente infatti a queste ricerche c'è tutto quest'altro filone che proprio riflette sul tema dell'autonomia dell'architettura e appunto per fondare una nuova pratica progettuale che trova le sue ragioni dentro appunto la pratica architettonica stessa. A questo campo, ed è importante fare questo breve inciso, fanno riferimento anche tutta una serie di pubblicazioni che escono a metà degli anni 60, l'architettura della città di Aldo Rossi, ma ne cito solo alcuni, la costruzione logica dell'architettura di Grassi, il sistema teatrale di Milano di Canella, tutti testi che proprio riflettono su questo indirizzo. Dopo le prime occupazioni nel 1968 il clima, come noto, si fa sempre più teso, e i movimenti studenteschi si saldano fortemente anche con i movimenti operai e con le lotte sindacali che poi sfoceranno negli avvenimenti noti dell'autunno caldo. E diciamo tutto emblematico di questo generale clima di agitazione, di escalation, è la triennale mancata del 1968, la triennale sul grande numero, che verrà proprio ricordata, passerà alla storia come la triennale durata un giorno. Quindi tutte queste vicende sviluppano tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 60 una serie di posizioni critiche e teoriche tali da caratterizzare questo periodo forse come uno dei più ricchi di ricerche. I luoghi, ancora una volta, dove far confluire tutte queste riflessioni sono ancora le riviste, proprio se si interrogano gli indici dei periodici che escono in Italia tra la fine degli anni 60, dagli anni 60 agli anni 70, si vede proprio come ci sia un'attinenza nell'affrontare tematiche che stanno insieme alle tematiche, diciamo, ai fenomeni politici e sociali. Davvero le riviste diventano luogo dove si fa il dibattito antiaccademico, a dimostrazione anche di quanto le redazioni dichiarano apertamente ai partiti di adesione, quindi veramente una profonda coscienza politica. Per esempio nascono tutta una serie di riviste definite della nuova sinistra, che fanno capo al grande rilancio che c'è stato dagli anni 70 degli studi sul materialismo storico e sul marxismo stesso. Nascono Classe Operaia, Quaderni Rossi, Quaderni Piacentini, e dal 68 Contropiano, in cui è fondata da Asor Rosa, Cacciari e Toni Negri, a cui partecipa anche Manfredo Tafuri dal 69. Altre riviste dagli anni 70, un importante cambio è quello costituito dal cambio di redazione della Casabella, che già dal 64 perde la continuità
passando prima sotto la direzione di Gian Antonio Bernasconi e poi dagli anni 70 di Alessandro Mendini, che davvero da questo momento in poi si impone come contenitore di molte delle riflessioni dei cosiddetti radicals che sono già stati citati oggi, affidando ad Andrea Branzi proprio una sezione. Altri giovani invece si raccolgono attorno nello stesso identico momento, attorno a una rivista come Controspazio, l'ha detto prima anche il professor Ciorra, Controspazio che tiene, insomma, raccoglie tutti quei giovani architetti che possiamo mettere sotto il cappello della tendenza, quindi Aldo Rossi, Giorgio Grassi e tutta un'altra serie di personaggi. Quindi se da un lato si comincia a parlare in Controspazio della rifondazione disciplinare, dall'altro riviste come Contropiano a questa autonomia dell'architettura non credono affatto. E proprio il dibattito sull'autonomia è riscontrabile in maniera piuttosto evidente proprio nella querelle che vede Tafuri e Portoghesi contrapporsi proprio sul tema dell'autonomia. Un divario quindi è una distanza di posizioni che si rende forse per la prima volta esplicito in quello che possiamo definire il contraltare della mostra del MoMA, di cui ci troviamo a parlare oggi, ovvero la quindicesima triennale di Milano, dove Aldo Rossi cura la sezione internazionale dal titolo Architettura razionale, e dove alle stanze bianche di questa sezione, con gli strumenti propri dell'architettura, quindi con il disegno, si contrappone una stanza buia, indivisa, con 9 schermi in cui Ettore Sozzas e Andrea Branzi fanno completamente scomparire gli oggetti. Quindi un divario anche di posizioni che ci restituisce anche la complessità del dibattito in quel momento. Quindi per concludere, parlando di questi anni, probabilmente è impossibile definire quello che è un movimento chiave. Sono anni complessi, ritorna spesso questa parola, proprio complessità, e a restituirci questa complessità più che i progetti sembrano proprio essere i contenitori di questi progetti, quindi le mostre, come quella su cui ci troviamo a riflettere oggi, le riviste e i testi che ci restituiscono proprio diversi indirizzi su cui si muove tutta una nuova generazione. Io ho concluso. Io direi che per una forma di cortesia, immaginando che hanno potuto seguire in maniera molto faticosa, darei prima la parola ai nostri ospiti online. Quindi chiederei a Ugo La Pietra, voi avete una visione più completa di me, se ci vuol raccontare cosa gli è rimasto, diciamo, di quell'esperienza al MoMA del 1972. E magari anche come vede oggi, visto che in questo periodo siamo in dialogo con lui, anche come museo, come vede cambiato, no, il ruolo del rapporto, il rapporto tra le istituzioni che si occupano di conservare, promuovere e esporre questo patrimonio di lavoro e i designers, gli architetti che questi lavori producono. Ugo, prego. Buonasera, se mi sentite, datemi un cenno, mi sentite? Sentiamo molto bene. Posso parlare? Ci sentite? Sì, assolutamente. Va bene, allora parto subito e vi dico che devo ringraziarvi, anche e soprattutto la Domitilla, perché mi ha dato l'opportunità di raccontare questo mio intervento antico, ma ancora molto attuale in qualche misura, ma questa soddisfazione è soprattutto per il fatto che quasi sempre il mio intervento di allora non fu mai né interpretato, né capito, né documentato, anche perché quando tutti per decenni molti giornalisti hanno parlato di questa manifestazione, si sono soffermati su tutti i vari progetti, oggetti, interventi tridimensionali, e però quando arrivavano alla mia opera si limitavano a descriverla come un ambiente audiovisivo e tutto finiva lì. Ecco, io vorrei
ripartire un po' da questo tema, cioè da questo ambiente audiovisivo che in effetti raccontava un disagio enorme che c'era appunto verso la fine degli anni 60, che era quello di una società che cercava un rinnovamento, che cercava la liberazione rispetto a alcuni vincoli che la società ci imponeva. Si cercava un certo tipo di libertà all'interno dell'università, la libertà sessuale, la libertà creativa, cioè poter suonare senza passare 10 anni nel conservatorio. E c'era un'altra libertà, che era quella che mi ha sempre ossessionato e che ancora oggi io rappresenta il motivo del mio lavoro, è che è la libertà nella comunicazione e nell'informazione. Allora la comunicazione e informazione ci veniva data dall'alto, come si diceva e come si può immaginare, non era quella che oggi noi pratichiamo. E quindi dopo quella prima esperienza del videotape, che è un primo strumento audiovisivo che si era affacciato proprio all'inizio degli anni 70, io ho proprio incominciato a pensare ad un progetto che ho chiamato per questa occasione la cellula abitativa, una microstruttura all'interno dei sistemi di comunicazione. È un'opera che il buon Emilio Ambazza capì subito, anche perché lui aveva già visto dei miei lavori negli anni 70 e aveva già visto i miei ambienti audiovisivi e le mie immersioni pubblicate sulla rivista che dirigevo allora, che si chiamava IN, e quindi lui ben volentieri mi ha finanziato questo intervento, anche se, come si può immaginare per chi ha avuto la possibilità di avere una documentazione sott'occhio, si può vedere che il mio non era un oggetto particolare, non c'era, tra virgolette, del design, ma bisogna anche ricordare che in quegli anni i cosiddetti giovani radicali avevano come fede, se volete, quello di non progettare oggetti. L'oggetto era sinonimo di consumismo e noi eravamo contro il consumismo. E questo atteggiamento ha fatto sì che io e ad altri ci siamo presentati non necessariamente con un'opera, quindi opere che non sono mai entrate nei musei perché non sono mai stati degli oggetti adatti a questo tipo di luogo. E per raccontare sinteticamente questo mio intervento, questa cellula abitativa, cioè io ho immaginato, naturalmente rappresentando tutto questo, ho immaginato che la casa, lo spazio abitativo, potesse diventare un centro di elaborazione di comunicazione e informazioni, elaborando immagini e messaggi audiovisivi che potevano essere trasportati da una casa all'altra, cioè da uno spazio a un altro, ma soprattutto da una persona a un'altra, ma soprattutto senza nessuna interferenza. È un'anticipazione di quello che oggi si chiama internet, per cui, ma non solo, questi passaggi erano passaggi che avevano la caratteristica di essere anche dei passaggi dal privato al pubblico, perché le informazioni potevano passare dallo spazio privato allo spazio pubblico, perché già nel 1971, un anno prima, avevo già presentato a Trigon, che era una manifestazione, diciamo, d'arte che si teneva appunto a Graz in Austria, avevo presentato il videocomunicatore, che era questa cabina che si poteva collocare all'interno della città, all'interno della quale l'individuo poteva entrare e lasciare un messaggio audiovisivo. Questo messaggio poteva essere recuperato nello spazio privato e viceversa dal privato al pubblico. Ma in più, non solo questa rappresentazione che poi nella mostra si esprimeva attraverso una serie di proiezioni audiovisive in uno spazio costruito come modello di una casa a forma triangolare che si apriva, una casa che si apriva verso l'esterno. Ma la cosa più interessante, che forse ancora oggi non è stata realizzata, è che questo tipo di informazioni e di comunicazioni tra le persone e tra le persone private e spazio pubblico
nel mio progetto erano anche proiettate all'interno di grandi schermi nella città. E per la prima volta, e forse per l'unica, perché ancora oggi nelle nostre città non c'è comunicazione, informazione, se non attraverso la segnaletica stradale, io immaginavo che la città potesse parlare attraverso le persone, attraverso quello che succedeva nelle case e quello che succedeva nelle strade. E questo è un progetto sicuramente fantascientifico allora, e quindi non venne compreso, non venne mai descritto. Ancora oggi credo che pochi abbiano capito questo progetto, perché bisogna poterlo leggere, raccontare, rappresentare bene, spiegare soprattutto il clima che ci portava a noi giovani ad avere, diciamo, un atteggiamento di sfiducia nei confronti degli oggetti. Pensate soltanto al fatto che solo un anno dopo, quando dopo questa mostra, Ettore Sozza, designer famoso, inserito nel sistema della produzione, lavorava per l'Olivetti, quando ebbe l'incarico di fare la triennale, chiese a noi giovani designer di non portare degli oggetti che erano tabù, erano oggetti che non si dovevano presentare, ma ci aveva chiesto in modo perentorio di portare solo degli audiovisivi. E quella fu la mia fortuna, perché io feci il mio primo film, che si chiama La Grande Occasione, proprio in triennale, e poi ne feci degli altri, e grazie a questa, diciamo, imposizione di Ettore, io sono decollato anche come filmmaker o come cinema d'artista. Insomma, questa installazione, in poche parole, che vi ho raccontato, è un'installazione che parla di qualcosa che ancora oggi non si è avverato, cioè il fatto che le nostre città non riescono ancora ad avere degli strumenti di comunicazione, di informazione, e quindi praticamente ancora oggi questo tema è attualissimo. Naturalmente ci sono dietro queste mostre una quantità, raccontato adesso il mio progetto così rapidamente, ci sono una quantità di altre riflessioni e anche al limite aneddoti, come quello che vi ho descritto della mostra della triennale dell'anno dopo, ma aneddoti di questo tipo se ne possono raccogliere ancora molti. Pensate che il videocomunicatore che ho fatto nel 71, che avevo presentato al Trigone e presentato anche alla Galleria Milano Toselli, e l'anno dopo il mio carissimo amico Franco Vaccari ebbe un grande successo alla Biennale di Venezia con una gabina dove la gente entrava e lasciava un proprio messaggio con la piccola foto, diciamo, tessera che si faceva nelle gabine automatiche. Nel senso che questo tema è un tema che ha attraversato tutti gli anni 70 ed è ancora oggi un tema attualissimo, perché chiaramente non abbiamo nessuna strumentazione. L'unico progetto di comunicazione urbana sono le pietre d'inciampo. Altre cose, design, architetti e arredatori o altri non sono riusciti a produrre qualcosa di meglio, di più. Questo progetto raccontava queste cose. Mi pare di averlo esaurito rapidamente. Forse avrei dovuto spiegare meglio le premesse a questo lavoro, ma voi avete già dato delle molte indicazioni su quello che era il clima culturale e anche ideologico di quegli anni, quindi potete bene capire il significato di questo progetto, che era fatto esclusivamente di un intervento, diciamo, audiovisivo, cioè c'era la proiezione di queste cose, e dentro questa scatola, che poi era la casa, diciamo, rappresentata in modo simbolico, c'erano tutti gli strumenti audiovisivi, però tutti questi strumenti non erano così evidenti, erano stati tutti occultati in alcuni contenitori che poi si aprivano. C'era solo la scritta a videotape, televisione, eccetera. Perché? Perché io pensavo, allora e forse ancora oggi, che quella strumentazione audiovisiva in qualche modo all'interno del nostro spazio privato poteva diventare col tempo una presenza forse troppo evidente o addirittura ossessiva all'interno della nostra vita domestica. Questa era la riflessione.
Grazie Ugo. Grazie a voi. Capisco che allora in qualche modo ci hai raccontato una condizione visionaria, no? Mi pare, di un progetto, quindi su questo potremo parlare. Ti chiediamo di avere la pazienza di rimanere ancora un po', perché magari qualche domanda, soprattutto Domitilla, credo voglia fartela. I would now ask Barry if Barry is ready to speak. First, a very obvious question. So, what does this exhibition mean? The legacy of this exhibition mean in the history of MoMA? So, first question. Second question, more personal. What does this story and the story of this exhibition tell you, lives to you about Italian, the history of Italian architecture in post-war, in the 70s, 80s, and everything came all the way to us? So, only these two little things, and we thank you for your patience and for being there. Grazie. Yeah. Grazie. Grazie a lei. And thank you all very much for inviting me. I'm sorry, the sound connection, I told people by text message, is very bad, so it's nearly impossible for me to have followed the two presentations that were made, which I regret because I'm sure they were filled with interesting new insights. What comes over Zoom, so I heard Pietro, Ugo La Pietra perfectly, it was fascinating, and I think about many of the themes that I'll try to talk about freely. I've actually just finished a book that's about to be published on Emilio Ambaz and has an entire chapter on his time as a curator at MoMA. And thinking today, I really feel as though he was not only a pioneer, but a great transitional figure in repositioning the whole idea of what it meant to display design at MoMA and what it meant to display design in general, and to bring it into a museum setting. In some ways, I think Emilio Ambaz is a person then and now who has his ear to the ground, even if sometimes he is not really to be seen on the civic scene so actively. He has an incredible sense of sensing what is going around and synthesizing it in many ways. So if one looks at the long history of MoMA, which is soon approaching its centenary as a museum, so with 50 years, this would be almost at midpoint in the history of the design department at MoMA, which was founded in the 1930s and had indeed been very, very object-oriented from the outset. The first radical acts in the 1930s were to bring industrial objects that weren't thought of as art objects, like airplane propellers and other things, in to be contemplated as objects of beauty. This is very much a theme of the 1930s in any case. But the museum is perhaps most associated with the tradition of the good design shows, which were often alliances with not only industry, but commercial industry interests, even the wholesale merchandise mart in Chicago. And so these famous good design shows, for which little approval stickers were given to products of good design, was a kind of MoMA brand in a way in the 40s, 50s, and just to the threshold of the 1960s. That was something that was already brought into question in a series of episodes at MoMA in the mid 60s and right in the years just before the kind of lightning of this extremely young Argentine, Princeton-trained architect, design theoretician Emilio Ambaz arrived at the museum as an extremely young curator. And I think he picked up on things that were happening in other departments, in particularly some landmark shows, such as the machine seen at the end of the mechanical age that had been staged in 1960. And then the curator Kynaston McShine's really monumental exhibition and threshold exhibition called Information in 1970. So this is precisely at the moment when Emilio Ambaz arrives at the museum. And I think he, in a sense, picked up on that mission and carried it into rethinking what a design curator would be. So in that sense, he is, I think Ugo La Pietra has given us a very good sense of the
the kind of critique, the critique of society, the critique of consumerism, the complex world of Italy, circa 1972. Ambaz picked up on that as well, and I think in a certain way synthesized things that were afoot at MoMA with what he observed in Italy. He talked about Italy as a kind of microcosm for design in the world in general. So Italy seemed to him a kind of laboratory or a place to show off something that was not in the tradition of earlier shows about Italy, a way of showing what can Italy do. It was Italy as catalyst for what he thought of as urgent discussions, urgent provocations about design in this period of general questioning of this late 60s and early 70s of society, of as I said, of consumerism, of fetishism of objects and the like. And in that sense, I think Italy, the new domestic landscape, is both another addition to those shows I just mentioned in a kind of two-year rhythm, 1968, the machine seen at the end of the mechanical age, 1970, information. And on that, one must say, as Ugo La Pietra said, and his own work in the exhibition, Emilio Ambaz was very emphatic about the opening up of a new age, and it would be a new age of information. This was very clear in the manifesto he sent to the participants, which included his own text, Manhattan, Capital of the 20th Century, which was about this threshold of the information society, and citing the work not only of Italians, but also of the school at Ulm, the work of Thomas Maldonado, who's a kind of spiritual and intellectual father for Ambaz, but also the work of Abraham Moll, the French theoretician, all of these things coming together then in what we could say a kind of third of these trios of shows at the museum that announced the threshold of a new period in which the non-material, the information was as much part of this post-mechanical society as objects in themselves. So you ask people, what was the legacy of MoMA? If we see that as something of a fulcrum or a turning point, we could say that the work after, up to the work over the last 20 years of another Italian instigator in the museum, Paolo Antonelli, has really in many ways built on the many of the doors that were opened up by Ambaz to think of an expansion to the non-material infrastructure of the information society, and also to think of what in recent years has been called critical design. And I think the whole phenomenon of critical design is a later day, either child or bastard, of the radical Italian design that was put on a New York display in a very potent moment in New York society in 1972. I would just say one other thing about the exhibition, which I think is really fascinating and was one of the brilliant strokes of the exhibition. Wonderful that you started with films, because in fact, when one sees the photographs of the exhibition, the first things that strike you was that this exhibition, which was both inside the museum and outside the museum, had a very productive and paradoxical reversal. So the objects of design, these things that might actually incite consumerism, were displayed in those in that army of cases in the sculpture garden. So you could say that the traditional role of showing industrial objects, household objects, daily objects, consumer objects in the gallery of the museum had been moved outside, and inside were these commissions of a series of environments, super studio and the like, and that is of course where Ugo La Pietra's work was, so that the environments moved from the outside in, if you will, and the objects moved from the inside out. So that was already a fascinating reversal, as much as it set up a paradox that there were critiques of objects at the same time as there was a introduction into New York of a whole universe of very chic Italian objects that were in the display cases outside. So those are just some thoughts about that. We have also, I think, to think from the New York perspective that this was the moment of the celebration of the first Earth Day, of architecture schools that were renaming themselves programs of environmental design. This was, of course, the period not only of student protests in Italy, 68, 69, but
student protests in the United States, as well as racial protests in the street, a period in some ways it seems very much like our own. So that I would say, in a way, even though there was a whole section on Italian design objects, in some ways the show was the end of the obsession with good design and the beginning of the thinking that design could share something that was thought to be the work of artists, of visual artists, to provide a critique, thought-provoking critique and environment and experiences for visitors. So design as critique. The one last thing to say about the physical aspect of the show, it's great that you started with the films because the show was actually extremely active. We know from descriptions and even what La Pietra has just told us, there was also an enormous amount of sound in the show. It was not at all silent, even though Louise Huxtable famously referred to the garden as a kind of bazaar at Karnak in Egypt for its both its totemism, but also its a window-like display cases as though from a department store. It was not a silent exhibition at all. And even the voice of Emilio Ambaz telling the visitors in a sense, giving them sort of larger thoughts, kind of meta thoughts, but also giving them indications about how to think about this material was coming over some loudspeaker. So even the curator's voice was present in the exhibition. So it was a noisy kind of multi-sensory sensory experience. So I don't know, people, if you have any questions or thoughts on what I just said, but I try to take on your others, which is, I think it's, your other I think question it's, was. I think it's perfect. Thank you. We clap you. That's maybe that's enough for now. And you can stay as long as you want. When you get bored of noise, just say it, or just don't even say it. I know that Ugo has to go. Ugo, sappiamo che devi andare. Forse Domitilla voleva, non so se puoi accettare una veloce domanda di Domitilla che ti voleva fare prima di andare via. Ciao Ugo. Ciao, grazie ancora. No, grazie a te, assolutamente. Volevo soltanto una piccola domanda perché è una grande curiosità e volevo approfittare della tua presenza e anche di quella di Piero Frassinelli come testimoni oculari e come dire attori di quell'esperienza. Allora, nel catalogo si vede chiaramente che c'è un ribaltamento tra la presenza soprattutto del tuo progetto e di quello di Superstudio nella parte degli environments e la come dire, scarsità di presenza nella parte degli oggetti, quelli di mercato. Nel senso che sia Superstudio che Ugo La Pietra sono gli unici che in quel catalogo sono presenti con un singolo oggetto. Enzo Mari è presente con moltissimi oggetti, circa una dozzina, e rifiutò di realizzare gli environments. 9, perfetto. Allora, sicuramente dietro c'è questa questione abbastanza spinosa dell'aspetto merceologico di questa mostra, che però sì, è stata una parte fondamentale dell'assunto curatoriale. Infatti molto chiaramente, che si era arrivati a dei livelli, come vi dicevo, di quella triennale dove Sostas addirittura ci impose di non portare oggetti. Cioè noi l'oggetto era sinonimo di consumismo e noi cercavamo di sottrarci il più possibile rispetto alla produzione di queste opere. E questo è stato un po' il clima di allora che si è protratto ancora per molti anni, perché se pensi anche subito dopo c'è stata anche questa raggruppamento dei radicali che storicamente ricordano tutti come la Global Tools, anche lì io ho fatto un gruppo di lavoro sulla comunicazione con Petten e con Vaccari, quindi il discorso di questo tema l'ho portato avanti ancora e ancora ancora e diciamo il lavoro proprio legato all'oggetto io l'ho recuperato poi tanti anni dopo quando ho rispolverato l'argomento dell'artigianato artistico che era stato, diciamo, sommerso dal mondo del design. Ma normalmente questo atteggiamento in quegli anni era proprio di questo tipo.
Ma sì. Voi come avete recepito allora la posizione di Enzo Mari? Cioè, spesso Mari nel suo essere dissidente portava avanti un progetto quasi di un fallimento, perché nel fallimento c'era la riprova della sua tesi, no? Cioè con Mari siamo sempre stati in grande polemica. Ecco. Io ho scritto, ho detto tante cose terribili contro quel suo sistema dell'autoproduzione, che non era un'autoproduzione, ma era un sistema tipo quelli che si comprano nei negozi dove si rifanno con dei numeri e con dei pezzi scomposti si ricompone un aeroplano piuttosto che una nave. Ecco, lui aveva fatto quel sistema lì che oggi nelle università viene sempre indicato come un sistema che anticipa l'autoproduzione, quando in effetti non aveva nulla a che fare con l'autoproduzione. Insomma, voglio dire, la storia è fatta di... fortunatamente di dialogo e di contrasti, e sicuramente con Mari era molto difficile avere i rapporti, anche perché lui aveva delle idee molto precise e anche ossessive, e le difendeva con accanimento, e anche noi in qualche misura avevamo queste cose. Facevamo nelle mie riviste che dirigevo allora, ho scritto spesso e volentieri contro il modo di operare di Mari, e questo era un po' il clima di allora. Sì. Va bene, dopo chiederò anche a Piero Frassinelli, butterò un altro po' di benzina sul fuoco. Senti anche a Piero, che lui la sa lunga anche lui, perché ha conservato molta memoria. Grazie a tutti, mille. Veramente grazie, per questo Ugo. Intervento importante. Grazie. Ora farei due cose, chiederei a Carolina e al team lì di mandare l'intervista, il messaggio papale di Emilio Ambas, e poi dopo chiederei ai nostri ospiti di salire sul palco con noi. Prego, Carolina. A partire del 69 mi sono messo a dar vita a un progetto culminato nel 72 al Museum of Modern Art di New York, come una mostra che aveva il titolo Italy, the New Domestic Landscape. Quella collezione di oggetti e di ambienti che erano presentati illustrava la notevole vitalità progettuale emersa in Italia. La mostra ha lasciato un'impronta profonda e pervasiva sulla percezione del design in generale negli Stati Uniti. In realtà la mostra ha suscitato un shock nella comunità dei designer americani di quegli anni. Qui loro si sono trovati a confrontarsi con un'altra razza di creatori, una che non aveva paura delle curve e che provava un piacere sfacciato negli attributi sensuali del materiale e delle testure che usava e delle curve. Oggi, e nel 22, scopriamo che il design italiano ha generato una serie di talentuosi discendenti americani, europei, sudamericani ed orientali. Come i loro colleghi italiani di un tempo, questa nuova generazione di designer si è affezionata e sempre è più abile con i colori, con le curve, con i motivi e con le trame. Non è più a quegli inflessibili ricercatori di verità eterne dopo i loro antenati del Bauhaus, e questi nuovi designers hanno imparato a far pace con l'effimero. Forse oggi, nel 22, 50 anni dopo della mostra del New Domestic Landscape, potremmo stabilire se il debito verso il design italiano è più profondo e va oltre la semplice somiglianza. Se guardiamo alla produzione italiana oggi, ci rendiamo conto che la mostra del 72 ha segnato chiaramente un punto culminante del design italiano come processo creativo a ruota libera. E ci rendiamo conto che le ambivalenze classiche del design del 72 rimangono ancora oggi valide. Abbiamo design conformista contro design riformista, design idealista contro design riformista,
prevale ancora il design integrato e c'è qualche segno di design alternativo. Dal 72 molti prodotti del design italiano hanno viaggiato dal museo al mercato. Un tempo questi oggetti erano immaginari presagi di imminenti cambiamenti sociali. Oggi sono diventati infissi della società. Se non hanno mantenuto tutte le promesse utopiche del 68, tale come l'abbiamo presentata nel 72, hanno comunque arricchito e migliorato la qualità della nostra esistenza quotidiana. Se questi oggetti non hanno sempre riuscito a offrire indicatori di percorsi per il nostro lungo viaggio verso un domani più luminoso e migliore, hanno, nonostante molto fileccemente, svolto un ruolo, sì, modesto, però allo stesso tempo come piacevoli compagni nei nostri travagli quotidiani. I prodotti italiani dell'ultimo mezzo secolo hanno rallegrato, seguito fedelmente e, perché non dirlo, hanno solleticato la nostra fantasia e lusingato il nostro orgoglio. Ci hanno aiutato in qualche modo, piccolo ma vero, durante il giorno. Ci hanno rassicurati oltre la notte. I progetti sono belli e sono genuini e questi prodotti ci hanno servito bene, non possiamo dire altro. Se a volte non sono riusciti a muovere i nostri cuori, hanno nonostante sempre toccato le nostre menti e allertato i nostri sensi. Quale maggiore distintivo di onorevole servizio può essere conferito a un oggetto e alla cultura che lo ha generato? Grazie. Ma il messaggio di Ambas mi sembra quantomeno molto chiaro. Io inviterei Marco, Mario, Piero e Domitilla a salire sul palco e sarebbe bello sentire cosa ne pensano loro adesso. Sono sicuro che Domitilla vorrebbe scatenare la discussione con qualche domanda, quindi vi mettete in mezzo. Ah no, scendo da Domitilla, perfetto. Ci sono i microfoni. Ci sono microfoni per tutti. Ah, cominciamo. Allora, dunque, io riprenderei dall'ultima osservazione del discorso di Ambas e ritornerei su, perché ancora non sono totalmente soddisfatta da quello che ho sentito da Ugo, ritornerei sulla questione della presenza del mercato e del fatto che è stata una delle prime mostre nelle quali effettivamente si è prodotto qualcosa che poi è entrato nel mercato e viceversa si è portato dentro il museo qualcosa che era già presente nei cataloghi di vendita. E questo è stato un elemento assolutamente, non è stata la prima volta in assoluto, nel senso che già in diverse triennali si era vista la presenza di oggetti che venivano dal mercato, però diciamo è stata la prima volta che delle aziende sono comparse con un ruolo ben definito. All'interno del catalogo le aziende non sono degli sponsor tecnici lasciati alla fine del catalogo come facciamo oggi o all'inizio per tributare un ringraziamento, vengono definiti patrons, cioè sono proprio dei mecenati. E da alcune di quelle esperienze, ricordo forse la più visionaria e avveniristica proprio nei termini degli effetti sul mercato, la Kara Sutra di Mario Bellini, che ha generato proprio una rivoluzione nel car design che si sarebbe inverata di lì a 10 anni. All'epoca il patron era Citroën
e moltissime delle, delle marche automobilistiche degli anni 80, quando hanno lanciato sul mercato, penso a Renault, ma anche a Citroën, eccetera, quando hanno lanciato il concetto di, come si dice, di ambiente unico, di monovolume, ecco, non mi veniva, di monovolume nel car design, hanno citato la Karasutra di Mario Bellini. È indubbio che tutta quella manifestazione, appunto, non è stato soltanto un portare nel museo oggetti già prodotti, ma, come diceva Ambaz, oggetti che poi sono entrati nel mercato. Allora, io vorrei che ognuno di voi provasse un po' a scioglierlo questo nodo, perché mi sembra che è un po', perdonatemi, insoddisfacente per chi lo ascolta oggi e per chi fa parte di nuove generazioni che hanno bisogno invece di un dialogo col mercato, che trovano molta difficoltà ad avere dei patrons che possano realizzare il loro progetto. Liquidare tutto questo come un aspetto merceologico della mostra da passare in secondo piano. Quindi, se qualcuno di voi vuole rispondermi, io l'argomento lo solleverei. Vuoi parlare? Ce l'hai lì. Su questo aspetto ho poco da dire. Io da oltre 20 anni non ho più per cui sono un po' lontano da questo tipo di problema. Va bene, cerchiamo di rispondere a queste domande, che sono le domande in effetti che risuonano facendo questa strana operazione. Per i giovani di voi no, ma per me veramente mi fa una certa impressione, festeggiare 50 anni di una cosa a cui ho partecipato. È proprio lontana. Comunque, la mostra del MoMA è uno straordinario esempio di ibridazione. È molte cose allo stesso tempo, e di natura e, secondo me, di un'ambizione diversa. È una mostra che è velleitaria in molte cose, è una mostra che è nostalgica in altre, è una mostra che sbaglia clamorosamente delle previsioni in altre sezioni, ma è una mostra che in effetti poi incide radicalmente. Una sola piccola autobiografica correzione. Le prime 60 pagine illustrate del catalogo della mostra rappresentano non un prodotto destinato al successo, ma un prodotto che nel momento in cui nasce la mostra è il catalogo esattamente, è il salone del mobile. Se voi guardate, le prime 59 pagine illustrate del catalogo rappresentano per la stragrande maggioranza, ma cioè il 90%, prodotti usciti tra il 68 e il 70, cioè freschi, con l'odore ancora dell'ABS, della resina, della vetroresina, cioè dei materiali con i quali in quel momento si sperimentava. Cioè è una mostra totalmente attuale. Guardate che è una mostra totalmente attuale, è in qualche modo una mostra fortemente inattuale. Le mostre in qualche modo sono costrette a storicizzare, mentre questa è una mostra che non storicizza neanche, o meglio, storicizza nello strumento retorico dei saggi. Benevolo, Gregotti, Tafuri, via, storicizzano, ma non c'è un'immagine della Lady di Zaruso o della Radio Forrola di BBPR, ci sono solo i mobili che tu potevi uscire dal MoMA e comprare. Mancava soltanto il tag con il prezzo e tu eri perfettamente a posto. Questa era la prima mostra, una mostra per di più molto interessante, perché sia chiaro, l'ambizione del MoMA non è mai un'ambizione mediocre, per cui la mostra era una grande mostra, era una mostra con grandi investimenti, non del MoMA ma del governo italiano, ma comunque, voglio dire, l'Istituto del Commercio Estero e così via capiscono l'importanza commerciale della mostra e pagano.
gli industriali italiani, se voi guardate le caption delle immagini, c'è sempre scritto gift of the producer, cioè regalano volentieri e quindi in qualche modo danno corpo a quella leggenda che è la collezione di design del MoMA, regalandogli delle opere attuali, non quelle di 10 anni prima, quelle che venivano vendute in quel momento. Allora, il primo livello della mostra è questo. È una fiera del mobile, fine. Non c'è nessun ragionamento teorico, non c'è nessun pensiero su che cosa serve, soltanto a vendere una serie di mobili che, per di più, non dimentichiamocelo, sperimentano tutti quei nuovi materiali con cui oggi come oggi cerchiamo di fare criticamente i conti, ma sono tutti mobili di plastica, per capire. Poi sono tanti tipi di plastiche, tante tecniche di produzione della plastica, ma la mostra diventa affascinante perché non è solo questo, dicevo, un grande ibrido, nel senso che ha questa serie di mobili acquistabili, coerenti nel prezzo, non ci sono dei pezzi che costavano moltissimo, dei pezzi che costavano pochissimo, costava tutto più o meno quel caro ma accessibile che garantisce poi il successo commerciale del design italiano degli anni 70 e 80. A questa prima serie segue una sezione molto più piccola, giustamente, invece di progetti che il catalogo definisce progetti socialmente interessanti, credo, no? E sono dei progetti spiritosi, sono la leggendaria poltrona a forma di guantone da baseball o la leggendarissimo, non si capisce che cosa, divano, materasso, pratone, poche parole, di De Rossi e compagni, invenzioni bellissime, ma credo che dei pratoni siano stati venduti quanti? 200, 500? Nessuno si sognava che quelle 20 pagine del catalogo producessero un'offerta di prodotti che interessassero il mercato. Facevano ridere, divertivano, erano delle brillanti allargamenti dell'idea sia ergonomica che merceologica del design e così via. È interessante la successiva sezione della mostra, perché l'unico settore della mostra che tende ad interpretare un carattere peculiare della cultura architettonica e abitativa dell'Italia di quegli anni. L'idea che la casa moderna fosse una casa elastica. Questa sezione prevede soprattutto dei mobili, questi sì scomparsi adesso storicamente, perché nessuno si comprerebbe più una cucina che sta in mezzo alla stanza. E le cucine che si comprano sono delle cucine abitazioni come quelle che disegnano i designer di oggi. Ma il tentativo di proporre un interno domestico come un interno ridotto di dimensioni e capace di trasformare le proprie funzionalità, i propri spazi, i propri destini, letti che spuntano, armadi che si trasformano, appunto cucine che diventano, fino ad esempi molto estremi, è l'unico tentativo di rispondere a quell'obiezione che Tafuri fa nel suo saggio, che io trovo, che ho riletto dopo 50 anni, l'ho trovato formidabile, ho detto guarda un po' il mio maestro che brillante che era. Tafuri dice, il design italiano si sforza quanto vuole, ma non riesce a modificare di una virgola il ciclo produttivo, il senso della produzione. Non riesce a fare la grande serie, non riesce a fare la piccola serie, non riesce a trasformare il modo... Per dire alla marxista, come si diceva nel 72, è pura sovrastruttura. L'unico momento in cui la mostra cerca di non essere sovrastruttura è questa di interpretare la casa degli anni 50 come una casa in cerca di una flessibilità, di una mobilità che non c'era prima. E da questo punto di vista, ma Bellini è sempre stato un genio, non dimentichiamocelo, Bellini capisce che mentre l'industria del mobile non poteva andare dietro a questo processo, si poteva accontentarsi al massimo di fare qualche mobiletto, punto. L'unica industria che poteva andare dietro a questi processi era l'automobile.
e disegna appunto un'automobile che diventa casa. Gli environment sono la chicca brillante di questa mostra e la sua conclusione, monumentale. Monumentale almeno in certi aspetti, la Gaia Olenti o Sozza sono sicuramente monumentali, sono del tutto convincenti, ma sono del tutto anticommerciali, sia chiaro, pur essendo convincenti. Ma gli environment diventano veramente appassionanti quando diventano totalmente anti-design. Secondo me il più brillante progetto di quella mostra è il progetto degli Strum. Dovete immaginarvi la faccia degli americani quando entri in una stanza dove ci sono quattro carrelli da aeroporto con dentro centinaia di fotoromanzi, che in America non esistevano poi di più. Dei fotoromanzi in bianco e nero che raccontano l'occupazione delle case, la lotta del SUNIA, chissà, come si traduceva in americano, il sindacato unitario degli inquilini, che si chiamava appunto, cioè gli environment in qualche modo sono veramente, come si può dire, la dichiarazione di morte del design italiano. E se ci pensate bene, non è esattamente una battuta, perché è esattamente quello che succede. Se voi prendete i 59 pagine delle illustrazioni della prima sezione di quel catalogo, trovate quasi tutti i mobili più venduti oggi, o comunque direttamente legati per genealogia da oggi a quegli anni, non né prima né dopo. Sono le bambole di Bellini, i divani morbidi di Tobias Carpo, sono esattamente gli stessi che, se per caso sbagliandosi gli industriali avevano tolto in produzione, oggi li rimettono identici a come erano, e sono ancora l'unica realtà vera del design italiano, di cui fa parte, e qui volevo dire, di cui fa parte Enzo Mari. Da questo punto di vista, Enzo Mari non solo, a parer mio, è l'artista designer più importante della seconda metà del Novecento italiano, ma perché Mari non fa anti-design, è il design. I suoi pezzi sono ancora oggi la testimonianza probabilmente più coerente, più drammaticamente coerente del design italiano. Solo il design, non ci sarebbe design in Italia se non ci fosse stato Enzo Mari. Mentre invece, con tutto il rispetto, l'affetto e l'interesse che provo per le ricerche, le sperimentazioni di Superstudio, di Archizoom e così via, il loro impatto sul design italiano è stato un impatto molto transitorio, se non perfino, ma non offenderti, decorativo. Grazie. Però, allora, scusate se posso dire, quindi quel progetto politico, perché era un progetto politico, e quel progetto politico, economico, industriale delle prime 60 pagine ha funzionato. Nel senso che ancora oggi sono presenti nei cataloghi di vendita, anzi sono gli oggetti in molti casi trainanti delle aziende del Made in Italy. Se noi andiamo a riguardare, no, la storia degli ultimi 50 anni, ci sono intere aziende che allora avevano investito, a volte anche lanciando il cuore oltre l'ostacolo, penso, non so, un caso tra tanti, Mezzadro. Mezzadro nasce negli anni 50, alla fine degli anni 50, per una mostra, tra l'altro, e Zanotta aspetta 16 anni prima di metterlo in produzione, e va in produzione in questo momento qui e non esce più dai cataloghi di produzione. Quindi in qualche modo il motivo per cui in effetti la mia curiosità è su Enzo Mari, perché, come stavi dicendo prima, lui rinuncia a fare la parte che forse per l'attenzione critica rispetto alla mostra era la parte più interessante, quella degli environments. Io voglio sapere da Piero la verità. Vorrei far parlare... Sentiamo prima Gian Piero, sì, poi vorrei dire. Vorrei far parlare Piero e vorrei sottolineare che l'intervento di Ambas è tutto centrato sugli oggetti.
Interessante. È tutto centrato sugli oggetti, sul mercato e sul fatto che comunque c'è. Sarà che noi siamo un po' verso questa dimensione di ricerca in questo momento, Pippo? Beh, quello che dicevi tu su di noi è una patente di efficienza, perché noi non volevamo fare assolutamente il lavoro in direzione del design, volevamo cancellarlo e dal nostro punto di vista ci siamo riusciti probabilmente. Il discorso su Enzo Mari è un discorso un po' più complicato, perché noi ci siamo rimasti molto male quando è venuto fuori il suo lavoro, che noi lo ammiravamo molto, e questa ambiguità ci ha pesato moltissimo. Posso provare a leggere un paio di cose che lui diceva. Riesco a ritrovarle. Posso tenere il microfono? Sì, cerchi. Sì. Faccio l'asta. Allora, vi leggo l'ultimo pezzetto del testo del catalogo. L'ultimo pezzetto del testo del catalogo è una giustificazione un po' tirata per i capelli. Comunque, dice: se c'è una classe dirigente e una classe subalterna, non è solo perché la prima ha più armi rispetto alla seconda, ma perché gran parte della classe subalterna non è ancora chiaramente consapevole delle implicazioni del proprio condizionamento. In breve, non vi è stata alcuna comunicazione. Gli artisti che possono essere d'accordo con la classe con la classe subalterna devono pertanto essere consapevoli che la loro ricerca di un dovrebbe essere un ingrediente, non ci vedo, c'è la prova della luce. Prezioso della lotta di classe. Quindi lui sta facendo ancora una disamina tipicamente marxista della situazione di allora. E lui poi dice, continua, dove è scritto qua? Ecco qua. Questo è il commento mio. L'analisi e la critica di Mari, di stampo chiaramente marxista, prosegue per altre due pagine e appare francamente superata anche nell'ambito ideologico della sinistra, per di più di un rigore assoluto, assolutamente estraneo alla scelta di non partecipare, perché in effetti lui ritira la mano dopo averla stirata fuori, in quanto lui dice, riassumo, che siccome però lui lavora per l'industria e l'industria deve vendere, lui si sente costretto a proporre nuovi oggetti, che sono poi esposti nell'altra parte della mostra, che è quella delle torri che si è vista qui con le vetrine in basso. E quindi lui da una parte nega la giustezza dell'utilizzo degli oggetti e però dopo li propone. Quindi è una situazione che a noi non era piaciuta affatto. Ecco, questo è. Beh, ma lui fece un po' una critica proprio all'impostazione della tesi curatoriale, e devo dire che Ambaz fu secondo me molto
elegante comunque nell'accettare all'interno del catalogo un testo che sostanzialmente andava completamente contro il suo assunto, cioè diceva proprio non funziona l'assunto di base, dice se da un lato mi chiedi di fare un environment, quindi di lavorare come esatto su un ambiente e in qualche modo negare l'oggetto, poi dall'altra parte non mi puoi dire di mettere degli oggetti, allora se funzionano i miei oggetti per coerenza io non posso andare a esprimermi in un medium completamente diverso, complesso. È un'operazione non risolta e questo secondo me ci dice ancora una volta come il New Domestic Landscape, perdonatemi la boutade, è un po' l'i-ching del progetto, cioè nel senso che ognuno poi lo apre e ci legge quello che vuole, c'ha un carattere un po' divinatorio, no? Io è così consunto non soltanto perché insomma a tutti gli anni. Sì, volevo arrivare infatti a Mario e poi ovviamente ritornare anche a Marco sulla questione del saggio storico, perché la parte dei saggi storici è una parte che... Ah, va bene, ok. Da asta, ok, allora sì, meglio se vieni qua. E, allora, dicevo, i saggi storici sono una parte che sembra nel catalogo quasi un addendum, però già la scelta dei temi, no, che sono stati selezionati è una scelta non banale, soprattutto i primi due saggi che trattano di Art Nouveau e di futurismo. Tra l'altro, permetteteci questo momento autocelebrativo, ci sono una serie di materiali che vengono pubblicati per la prima volta in questo catalogo che sono dei disegni e delle immagini fotografiche di Casaballa e durante la mostra di Casaballa abbiamo proprio visto dei disegni che in maniera inequivocabile sembrano preannunciare di almeno 60 anni progetti che poi saranno di Mendini, saranno di De Lucchi e saranno insomma anche di tutto il post-radicalismo. Allora, ci fai un po' chiarezza sulla scelta? Oddio, su questo non ho analizzato bene i contributi storiografici, però mi sono soffermato sull'idea di sintassi della mostra, che è una mostra che privilegia, secondo me, l'environment e forse anche lo storicizza. Cioè, nel senso, se c'è un lavoro di storicizzazione, è questo di, attraverso i saggi storiografici, ha ricordato giustamente Domitilla, appunto, il saggio sulla Gesamtkunstwerk Liberty, l'atmosfera del Gesamtkunstwerk Liberty, e poi la ricostruzione dell'universo futurista, no? Con che fagiolo forse mi fa. Ecco, che sono, come dire, delle cose che stanno all'inizio di una lunga storia, di una grande attitudine italiana di costruire ambienti. Noi, se noi pensiamo, tutta l'attività della Triennale di Milano si svolge con questo strumento espositivo, con l'accettazione fino ad arrivare quasi anche a, come dire, alla costruzione di diorami, ma fino negli anni Ottanta, cioè quando si invitavano gli architetti, si chiedeva loro di costruire dei diorami, delle situazioni allestitive anche nelle triennali curate dal professor De Michelis, no? Cioè, questa la scelta della modalità allestitiva che riconosce appunto nell'ambientazione, nel creare un ambiente, insomma è tipico della tradizione della Triennale di Milano. Quindi diciamo che la mostra di Ambaz era organizzata in due parti, come è stato detto, ciascuna corrisponde ad un'azione curatoriale. Lui, come dire, in una famosa intervista del 2003 che è pubblicata tra i materiali, come dire, di un progetto sulla storia orale del MoMA, dove si svolgono, questo è molto meritorio da parte di un museo, cioè che ha un progetto di interviste, no, in cui appunto asciuga
asciuga, spreme, no? un autore e gli fa delle domande, ecco. Il nostro Ambas lì si sbilancia su molte cose e parla anche della sua attitudine curatoriale, no? Ricordando che ha una doppia attitudine curatoriale, cioè esiste il curatore che siamo più abituati a considerare oggi come una sorta di giardiniere che con cura vede crescere, diciamo, gli artisti, vede confluire, vede, insomma, vede maturare delle situazioni, oppure l'altro, che le mie amiche femministe direbbero supermacista, che è quello del cacciatore, che intuisce che esistono delle zone che sono ricche di selvaggina, vado lì e caccio, no? L'Italia, lui aveva, non conosceva l'Italia, ma aveva intuito che l'Italia era territorio di caccia, questo senz'altro. E quindi sicuramente territorio di caccia per selezionare i 180 oggetti, e poi quindi magari poteva diventare un po' più giardiniere nel momento in cui commissionava agli architetti di fare degli environment, no? Tra l'altro lo poteva fare, lo dice bene Ambas, lo potevo fare perché avevo un'istituzione come il MoMA che mi dava delle garanzie. Diventavo molto autorevole e potevo anche finanziare, perché io, curatore cacciatore, ero anche cacciatore di fondi, ero riuscito a cacciare molti finanziamenti, e non mi interessava il finanziatore persona, cioè colui il quale, i donors diremmo adesso, no? Che cercano di lenire i loro sensi di colpa, appunto, con dei doni, ma mi interessava proprio la complicità con l'industria, con le aziende. E la complicità si ottiene attraverso un'importanza dell'istituzione come il MoMA e un'idea progettuale, no? Cioè, una buona idea è un'istituzione che, insomma, la certifica. Comunque, dicevo, la sua azione curatoriale era un po' doppia, no? E così anche la soluzione all'estetica crea un ritmo binario che corrisponde un po' a quanto stava succedendo, no? Nella fenomenologia dell'arte contemporanea. La fatidica opposizione tra opera e comportamento, l'ha ricordato bene Lugo La Pietra ricordando Vaccari, no? Che è portata avanti dal critico storico dell'arte Francesco Arcangeli per la Biennale proprio del 72, dove si erano intuiti i termini di un'opposizione che sarebbero stati i poli di una tensione irrisolvibile. Ecco, qui nella mostra del MoMA tale opposizione è tra oggetti e ambienti. Gli oggetti sono i prodotti, gli oggetti di consumo verso i quali coloro i quali erano coinvolti per la costruzione degli ambienti nutrivano molta diffidenza, perché coltivavano invece altre attenzioni per i rituali, per i procedimenti performativi, installativi, multimediali, e soprattutto interpretavano appunto quella sfiducia nei confronti degli oggetti di consumo, ma anche di un'attività progettuale che era in relazione con l'industria edile e la pianificazione, no? Quindi diciamo che il discorso dei radical era a tutto tondo legato all'architettura, non solo al design. Un problema che nasce, diciamo, con questa mostra è che in effetti tutto il discorso e il potenziale, diciamo, di critica all'istituzione architettonica viene un pochino depotenziato, rimandandolo nell'ambito del design del prodotto, diciamo, no? Cosa che poi ha fatto anche alla Triennale del 73, anzi ci hanno rincarato la dose, no? L'architettura era da una parte, dall'altra parte c'era il design. Ecco, questa suddivisione in due parti dà la possibilità ad Ambas, secondo me, di meglio confrontarsi e di comprendere, nel senso di includere un'ampia gamma di posizioni e di possibilità, un'ampia presenza di progettisti con posizioni molto diversificate, tutti capaci insieme di ritrarre una situazione altrettanto complessa che l'Italia interpretava in modo paradigmatico. Anche l'Italia, agli occhi di Ambas, è una specie di environment, no? Dove ci sono le aziende, ci sono i vari progettisti, i vari autori diversissimi, c'erano gli showroom,
c'era anche un filino di industria della moda che rendeva glamour il tutto, no? Che era una novità, e che questa viene introdotta poi nella mostra The New Domestic Landscape, no? Il successo deriva proprio da questa, di questa costruire una relazione con gli stili di vita, insomma, di alludere a questo, se non era ben affrontato. Ecco, il racconto si svolge trovando una sintesi capace di intrecciare apocalittici e integrati, no? Adesso diremmo underground e mainstream, no? Sottolineando i modi in cui si confondono gli uni con gli altri piuttosto che i modi in cui si diversificano. Adesso le mie amiche attiviste mi direbbero che ha costruito una macchina di appropriazione della controcultura per assecondare gli interessi del neocapitalismo. Ecco, come avviene però questo doppio movimento? Appunto, avviene mettendo da una parte gli oggetti, la selezione dei 180 oggetti per uso domestico, selezionati dal curatore cacciatore, no? Piuttosto che dal curatore agricoltore. Poi c'è l'incarico a 11 progettisti di costruire degli environment dove si mescolano l'attitudine così del curatore cacciatore con quello del curatore agricoltore. Gli oggetti sono selezionati sul mercato, mentre gli ambienti sono stati commissionati. E questa è forse la più grande invenzione di Ambas, che ha riconosciuto in questa particolare forma espositiva la capacità di cogliere un'attitudine progettuale propria dei nuovi progettisti radical, quell'attitudine anche politica, no? Tipica della, diciamo, della critica istituzionale alla disciplina architettonica, come ricorda Celant nel bel saggio in catalogo, che non ha più grande considerazione, no, per il residuo fisico del progetto, l'oggetto e l'edificio completati, e che rifiutano di lasciarsi trasformare in preda della commercializzazione. Ecco, questo determina un radicale mutamento nell'attività degli architetti. Tutta la nuova architettura italiana, radical, dichiara che i suoi fini sono di natura concettuale e comportamentale. Ecco, l'architettura di ricerca italiana, Celant dice, non desidera produrre o completare oggetti o edifici, ma intende piuttosto sperare, operare con una prassi ideologica e con azioni che costruiscono una frattura rispetto alla progettazione del passato. Ecco, questa enfasi sulle idee, sul comportamento e sull'ideologia ha assunto un peso maggiore da quando poi Marshall McLuhan è comparso sulla scena e ha evidenziato come un sistema di massimo controllo della comunicazione dovrebbe comprendere ogni tipo di medium coinvolto nella comunicazione. Ugo La Pietra ne ha parlato, no, prima. Ecco, a partire da tutto ciò si è determinata un'esplosione dei media usati in architettura e nella produzione degli oggetti. Celant ha presente soprattutto le azioni dei radical e soprattutto vita, morte, miracoli dell'architettura, cioè la coproduzione 999 e Superstudio, che si è svolta in quei giorni del novembre del 71 allo Space Electronic di Firenze, memorabile convegno performance, cioè veramente incredibile. Ecco, Ambas si era reso conto che l'opera si deve sostituire con una situazione ambientale. Ecco, capace di comprendere comportamenti, strategie, riflessioni che comprendevano l'arte delle installazioni, perseguendo una tensione da Wunderkammer multimediale. Ecco, questa era una cosa, insomma, che aveva ben capito, secondo me, così come aveva ben capito appunto il coinvolgimento dei sensi, la seduzione. Insomma, da cattolico, insomma, andava contro tutte i moralismi, diciamo, di un'impostazione anche del MoMA, no? Rispetto a questo tema, no? Cioè, Ambas ricorda che il MoMA non era come al Met, dove si potevano costruire degli ambienti a tema. La tradizione del Metropolitan erano le period rooms, quindi la costruzione di atmosfere. Ecco, al MoMA erano bandite queste cose. E
Però Drexler lui scrive, dice nell'intervista, che aveva una pulsione a costruire delle relazioni ambientali, no? Dice Drexler, per esempio, vedeva nella potenzialità del progetto di Ambas la possibilità di ricreare dei collegamenti fra le varie sezioni del MoMA, che erano diventate come delle cose feudali dove nessuno comunicava, no? Mentre il progetto originario di Barr prevedeva dei collegamenti fra l'arte, l'architettura e il design. In questo momento Drexler diceva che con il concettualismo è possibile ricostruire tutto ciò. E quindi anche, per esempio, che proprio nella collezione, no, si potevano fare dei miglioramenti, introdurre delle luci, no, che creassero atmosfere, per esempio nell'esposizione anche dei manufatti raccolti. Ecco, offre appunto Ambas offre la possibilità di progettare ambienti multimediali dove il pubblico è invitato anche a performare e interagire. Se voi vedete le foto che sono messe a disposizione, no? Sono molto piene di persone che interagiscono con la situazione, soprattutto è molto coinvolgente, no? L'habitat di Gaetano Pesce, che era buttato giù in una profondità perché si utilizzava un ascensore, no? Un ascensore di servizio che dava la possibilità di vedere l'habitat dall'alto e intravederlo nel vano ascensore, no? Tra l'altro, in un'intervista Gaetano Pesce dice che lui la proposta iniziale, ecco, qui si vede anche, come dire, un lavoro anche da curatore giardiniere, cioè nel senso anche nell'installazione si dialogava, no? Anche nella costruzione. Gaetano Pesce voleva abitare lui nell'installazione, no? Che era simulava un ritrovamento di un nucleo, di un habitat del 2000 ritrovato nel 3000, no? E voleva, diciamo, abitare lui per tutta l'epoca dell'esposizione, lui e la moglie, l'habitat, ma non è stato possibile per questioni logistiche, diciamo. E poi lo stesso Pesce dice che neanche l'istituzione che aveva promosso, diciamo, aveva commissionato gli ambienti, non era ancora capace di riconoscere l'ambiente come oggetto da conservare. Difatti sono stati smantellati, ad esclusione di quello di Pesce, che non sa come l'ha comprato qualcuno del Centre Pompidou, che non era ancora inaugurato, comunque sta all'interno della collezione del Centre Pompidou. Questo per dirvi quanto era l'oggetto e comportamento si ritrova anche poi nella capacità di individuare ciò che deve collezionare un museo o meno, no? Sappiamo che queste, appunto, l'avevo fatta lunga. Comunque, diciamo, tutte le installazioni, poi le installazioni, gli ambienti hanno delle diversificazioni, per cui ci sono anche lì ci sono gli integrati e gli apocalittici all'interno. Così come lui fa delle distinzioni anche all'interno degli oggetti. Gli oggetti non sono tutti uguali, ci sono quelli conformisti, riformisti e i contestuosi. Questo è interessante. I contestuosi sono gli oggetti che chiamano altri oggetti, cioè che vivrebbero meglio in una situazione di environment, no? Quindi questa cosa dell'environment è un po' un leitmotiv che attraversa tutta l'esposizione. E diciamo anche le strategie allestitive degli oggetti che sono nel giardino e che sono inserite all'interno di torri che sono dei container, che sono e diventano anche degli abitacoli vetrina, no? Quindi, come dire, nel museo entra la vetrina commerciale. Questo, come dire, è un processo che si ritrova tantissime volte nell'arte del display museale, che si innova guardando il display commerciale.
Quindi diciamo le cortocircuitazioni sono tante, ma penso che una cosa soprattutto vada riconosciuta, che questo tema dell'environment attraversa tutta la mostra, e anche i saggi storici alludono sempre a questa tradizione. Se non lo alludono coscientemente, lo fanno involontariamente, anche nella quantità di immagini, nel tipo di immagini che vengono selezionate, no? Tutta la storia delle triennali, dell'installazione delle triennali è presente. Quindi diciamo l'elemento che crea un dialogo con l'intera mostra e che risulterà un insieme di situazioni in cui convivono aspetti, temi diversi ma in relazione tra di loro. Ecco, il catalogo ne ripercorre le attitudini, una storia del progetto italiano, involontariamente forse, che cerca di costruire una storiografia di questo environment. Ecco, questo è il mio ragionamento. Domi, c'è Barry che deve lasciarci. So, Barry, I know you have to go. If you want to tell one last thing before you go, if you want to tell us if you think that a museum can still play today a similar role in like crisscrossing cultures, breaking borders, or creating a dialogue between different contexts, as it happened in the time of this exhibition. I don't know if you heard me. If you did, yes, go ahead. A few moments when I spoke up, but I think I understood the question was: can the museum today still play that role of cultural provocateur and convener? Is that correct? Yes. Well, I like to think it is, because during my 10 years at MoMA, in the shadow of Emilio Ambaz, I tried many experiments to build on the fact that I think that MoMA still has the capacity to bring people physically into space to see things and to interact with one another, even in a world we could say that that the predictions of Ugo La Pietra and Emilio Ambaz and the inspiration he took from the other figures that I mentioned in predicting the arrival of the communication society, they were very optimistic, as Ugo La Pietra said, they didn't see many of the downsides that were going to come with it. But I still think, as much as museums might have websites that engage people, I do think that the physical activity of coming to the museum, the place, there are fewer and fewer places for public assembly and debate, and so museums continue to have an enormous attraction for people for spontaneous encounters, particularly as we come out of the pandemic, and I'm very optimistic that that's still possible. I think you've done it at Maxi. We tried to do it at MoMA not only with exhibitions that are historical displays of materials on the wall, but even more with engaging designers to take on difficult problems that aren't going to come from another sector. So it does seem to me that the museum has the capacity, even though it operates within the economy, to provide spaces, but also briefs, programs for architecture and design that are not given by the economy, that are both, I think, openings for designers to think outside the commercial paths for most careers, and there are also ways to present ideas that, with any luck, can have as much shock as what the people called things like the orgy truck and the shopping mall at Karnak and all of the environments which really stunned many New York audiences 50 years ago. I do believe that that's still possible. Grazie. Ciao Barry. Very nice to be with you in Rome. I hope to be there soon. Ciao, I hope you see you soon too. Ciao. Ciao. Piero, vuoi dire? Noi vogliamo sapere la tua esperienza in quella mostra. Poi invece ci ho litigato talmente tanto quelle volte.
No, volevo semplicemente dire, prima di tutto, la data che lui mette per questa sua installazione probabilmente è sbagliata, ma è la fine del secondo millennio dopo Cristo. E lo scrive lui, perché questo qui è un pezzo che io ho copiato. E la seconda cosa, che è abbastanza agghiacciante, è che lui chiama questa installazione la grande contaminazione, cioè non ne fa un discorso di bomba atomica, come si era pensato e noi tutti avevamo interpretato così, ma un qualche cosa di diverso. La grande contaminazione assomiglia molto di più alle pandemie che alle atomiche. Vabbè, chiudiamo. Adesso, Frassinelli, che cosa che ti lascia una mostra? La mostra per me è stata un po'... Dunque, io sono entrato al Superstudio nel 68, perché, e me l'hanno detto dopo, perché servivo per fare le prospettive alla tesi di Cristiano. Mi trovarono per la strada e Cristiano mi disse... Dici, vieni un po' su, dai, quando ti stai laureando, ho saputo che ti stai per laureare, quando sei libero vieni un pochino su. Io arrivai una mattina, il primo aprile del 1968, una data abbastanza fatidica, per vedere che succedeva, perché era da prima dell'alluvione che non incontravo più Adolfo e Cristiano, che erano del mio corso, e quindi ci si vedeva tutti i giorni prima. Poi dopo la storia dell'alluvione, io quando si riaprì l'università ritrovai un ambiente, io avevo partecipato alle lotte studentesche molto, molto intensamente per quasi tutta il mio iter universitario, e ritrovai un ambiente completamente diverso in cui non mi ritrovavo, che non mi piaceva, dove c'era... una rabbia, una violenza che non era nelle mie corde, e quindi chiusi, lasciai il movimento e mi misi a lavorare sulla tesi. Quando poi incontrai Cristiano, andai su, e ormai mi ero laureato, ma non da molto tempo, andai su a Bello Sguardo, e Cristiano e Adolfo mi spiegarono quello che stavano ideando, che volevano fare le loro idee. Non devo dire, ne capii molto poco sul momento per quello che mi dissero, però la cosa concreta fu che su un tavolo da disegno c'era impostato il lavoro del viaggio nelle regioni della ragione. Lo guardai con una certa curiosità e Adolfo mi disse, vedi, dice, questi qui sono queste delle figurine in prospettiva, anzi, se te ce le finisci ci fai piacere. Io non c'avevo niente da fare, sicché mi misi al tavolo da disegno a finire quelle prospettivine che fanno parte di quel lavoro lì. E da lì sono passato alle prospettive della tesi di Cristiano. Quando sono arrivato a New York, praticamente tra il fatto che avevo partecipato fisicamente al montaggio delle cose e il fatto che la Rai Corporation aveva incaricato me e Sandro Magris di fare il film della mostra, mandandoci addirittura una troupe di 3 persone, noi ci si mise lì a lavorare seriamente, si fece uno storyboard e poi la sera tardi, dopo la chiusura della mostra e dopo le pulizie, arrivavamo noi e la troupe a fare le riprese, eccetera. Per esempio, una cosa che ci impegnò molto fu l'installazione, il lavoro di Gioia Colombo,
perché Gioia Colombo era morto da poco, lasciando interrotto il suo lavoro, i suoi assistenti l'avevano finito di assemblare, ma mancava completamente tutta la parte meccanica, perché gli oggetti dovevano muoversi da soli. Sì, non era arte, quello era più design. Sì. E questi oggetti che si dovevano muovere e non si sapeva come fare a muovere, è stato il sottoscritto che si infilava dentro in questi loculi e spingeva, no? Quindi nelle riprese c'ero dentro io, capito? che questo tipo di cose mi fecero entrare in pratica a tempo pieno nel Superstudio. Ecco, diciamo che per me la mostra del MoMA è stato l'ingresso ufficiale nel Superstudio, il passaggio dal disegnatore di prospettive all'architetto ideatore delle cose. Infatti poco dopo ho scritto le 12 città ideali. Quindi, ecco. No, aspetta, credo che Domitilla avesse una domanda per le ragazze, poi Marco lo facciamo chiudere, hai l'onore e l'onere della chiusura, se non ci sono altri interventi. Prego. Allora, sì, io volevo fare una domanda a voi, perché da quello che è stato raccontato oggi, mi sembra che emerga abbastanza chiaramente che il New Domestic Landscape, se non è stato una macchina perfetta, sicuramente è stata una macchina molto funzionale a creare domande, ma soprattutto a creare una forma di reazione, nel senso che anche nell'analisi assolutamente puntuale che ha fatto Mario Lupano c'è questo codice binario, no, di elementi che sono in dialogo e in reazione gli uni con gli altri. La vostra operazione di riguardare a quell'esperienza con 50 anni di distanza. Allora, da una scorsa molto veloce delle immagini, ma anche ovviamente della versione libro del vostro lavoro, ci sono sicuramente, vabbè, al di là degli aspetti più, se vogliamo, superficiali, però che fanno piacere, cioè ho notato che c'è un deciso incremento della presenza femminile, anche perché nel New Domestic Landscape c'era solo Gaio Lenti, quindi meno di quello era difficile. I patrons non sono più patrons industriali, quindi in realtà, come notava prima Marco De Michelis, la presenza bella dichiarata del New Domestic Landscape del 72 era quella di un progetto economico e politico del design italiano, ma dell'industrial design italiano. Nel vostro caso non ci sono appunto patrons, ma ci sono delle forme di collaborazione sostanzialmente con delle falegnamerie. Okay. Ma soprattutto mi sembra che l'elemento di maggiore distanza e distinzione rispetto all'operazione degli anni 70 è proprio quello a cui accennava prima Barry Berdol, cioè il New Domestic Landscape. Al di là dei tanti temi che può sollevare, al di là della figura nel tappeto che emerge, che è quella della mobilità, dell'ambiente elastico, del nomadismo, dell'oggetto, eccetera, è stato un modo di raccontare un design altro rispetto al good design, rispetto a questa forma composta, no, del progetto che era stata molto codificata, per esempio, in Europa dall'esperienza della scuola di Ulm. Nel vostro caso, che tipo di reazione c'è? Non ce l'avete un good design contro il quale andare, non ce l'avete una controtesi, perché probabilmente se doveste proprio andare contro qualcosa dovreste andare contro lo stesso New Domestic Landscape, perché quello è diventato l'iconicità con la quale noi ci confrontiamo oggi. Quindi qual è la figura nel tappeto che emerge dalla vostra di operazione? Sì, rispondo per entrambe. In effetti nel riattivare questa operazione la cosa più difficile è stata proprio la selezione di chi erano i nostri protagonisti. Quello che abbiamo cercato di fare e soprattutto come farli poi
progettare questi progetti, appunto, non c'erano questi donors, patrons. Quello contro cui siamo andati contro non è una generazione altra, non è un dittico, non è una conversazione a due, piuttosto abbiamo cercato di rendere più eterogeneo il gruppo dei nostri protagonisti. Da un punto di vista geografico, nel senso che è un lavoro che in realtà nelle ultime pagine del catalogo si percepisce quanto questi gruppi siano sparsi in tutta la penisola e anche in Europa, per cui abbiamo cercato di andare contro un certo tipo di polarismo geografico, non è più Milano-Firenze ma è la provincia, nella maggior parte dei casi. Quello che emerge sono formazioni spesso anche ibride che nascono da situazioni molto provinciali, che nella maggior parte dei casi gli ha permesso di avere delle collaborazioni, perché sono proprio tutti quei gruppi, quei progettisti o architetti che provengono dalla provincia che hanno trovato nella piccola manufattura il sostegno per partecipare al progetto, mentre paradossalmente i gruppi milanesi o romani hanno fatto proposte teorico-progettuali autoprodotte. Quindi siamo andati contro forse questo polarismo geografico e anche abbiamo cercato di ampliare lo spettro, e molti delle figure che abbiamo coinvolte sono formazioni che cercano di non categorizzarsi come designer, come architetto, che faticano a usare il loro nome, ma usano appunto dei nomi di inventiva. Ci sono dei fotografi di architettura, perché abbiamo ritenuto che chi fotografa l'architettura ha un modo di raccontare, di parlare di architettura, per cui forse è questo il... Non siamo voluti andare contro di New Domestic Landscape, ne abbiamo raccolto degli elementi che ci sembravano ancora fertili e fruttuosi, però abbiamo dovuto riadattare le modalità, perché ci siamo resi conto che le persone con cui parlavamo non erano le stesse, non intendevano il progettare nello stesso modo. E selezionare fosse 12 progettisti sarebbe stato troppo poco. Noi ne abbiamo selezionati 40 e questo forse è la nostra risposta, diciamo. Quindi in qualche modo non era al centro della vostra attenzione, della vostra intenzione, l'andare contro? No, anzi, direi andare a confronto era forse l'intenzione. Usare gli stessi strumenti di Ambas e misurare cosa significa usarli oggi, diciamo. Che probabilmente per paradosso è la cosa più contraria rispetto a quella che avrebbero fatto sì, probabilmente loro. Sì, soprattutto tramite il bando. La redazione del bando è stata la cosa che ha occupato più tempo, perché è stato proprio un lavoro di riscrittura, e il documento con cui ci siamo presentati a queste 40 persone e attraverso le quali abbiamo costruito il lavoro insieme, perché poi è stato un lavoro di andata e di ritorno, di revisione. Ma questo segno di, diciamo, di continuità del pensiero piuttosto che di reazione e contraddizione è qualcosa su cui avete ragionato oppure semplicemente è emerso? Forse è emerso. All'inizio anche il carattere molto di cui si è discusso oggi, merceologico, della mostra, quindi questa necessità di metterla più in discussione, è una cosa che abbiamo capito nel tempo. All'inizio era quasi un'operazione per fascino, per curiosità, di una cosa che percepisci come speciale in un certo senso, ma che non hai vissuto. Poi le contraddizioni sono emerse nel tempo, più andando in profondità, quindi all'inizio non voleva essere il contraltare di quella mostra, ma era più quasi usarla come uno strumento proprio. E poi nel tempo ci siamo resi conto sempre più che c'erano delle contraddizioni, poi di quelle di cui abbiamo parlato oggi. Grazie. Ma io vorrei, forse se Domitila ha da aggiungere, se no vorrei dare la parola a Marco, vorrei dire, ovviamente rinuncio a c'è un sacco troppe cose, per cui non dico niente. Credo che nell'interpretazione, forse Mario mi può aiutare in questo, del loro lavoro c'è una specie, adesso c'è un elemento di maieutica dietro evidentemente, ma è una specie di autocostruzione di una figura di un curatore. Cioè loro secondo me hanno esplorato come attraverso, hanno usato il testo dell'Italian New Domestic Landscape
per testare la loro possibilità di costruire una figura curatoriale. Adesso Chiara puoi dire di no, ma insomma comunque, e quindi esplorare che cosa voleva dire e come si poteva incidere nella realtà, non come attore diretto, ma come giardiniere o, come ricordo come era l'altro, o cacciatore, come diceva Mario. Quindi secondo me questo è interessante, forse anche su questo che è nato il nostro rapporto. Della mostra mi direi, se avessimo tempo, parlerei di un sacco di cose. Alcuni temi che possiamo lanciare al futuro sono, uno, questa incredibile ventaglio, no? Ampiezza dell'architettura italiana di quegli anni, perché cioè, andiamo da Tafuri all'ultima scemenza di Pesce, cioè l'ampiezza, il catalogo compensa un'altra enorme e ne manca ancora tanta lì, quindi c'era un'ampiezza incredibile. Secondo, la cosa che avete detto quasi tutti voi, come si comincia a discutere quella barriera di separazione tra design, architettura, paesaggio, che nel lavoro loro diventa, come dire, norma. E poi la parte che interessa a me è il potere del medium mostra, no? Che è così forte che comunque, con tutte le critiche più che giuste che Marco fa ad Ambas, fa sì che oggi a 50 anni siamo quasi tutti a discutere una mostra che non abbiamo visto, e di cui abbiamo visto qualche anno dopo il catalogo. Quindi ecco, su questo... Tu l'hai vista? Ok. Aldino, tu l'hai vista? Allora... Vuoi fare una testimonianza? No. Grande, Aimonino grande. E vabbè, quindi io ti do il microfono, Marco, se vuoi dire delle cose... Io però non voglio affatto concludere, vorrei riaprire tutto, perché tutte le idee che sono girate hanno bisogno, secondo me, di essere riprecisate, approfondite e così via. L'aspetto fondamentale, visto da uno storico dell'architettura, che secondo me a questo punto va chiarito, è che la tradizione museale americana, di quelle che gli americani chiamano period room, e che è una tradizione fortemente consolidata a partire dalla nascita dei musei americani, è una tradizione che ha una sua componente fortemente europea. Se voi guardate le fotografie della mostra delle arti applicate del 1906 a Dresda, quella del 14 del Werkbund, o guardate le fotografie delle triennali degli anni 30 e così via, non esistono oggetti esposti, esiste qualche eccezione, ma gli oggetti sono sempre contestualizzati, sono sempre inseriti dentro un contesto, cioè, che può essere un contesto molto ambizioso, architettonico, le case per gli artisti, le case di weekend e così via della triennale, o il Werkbund del 26 a Stoccarda, ma gli esempi sarebbero infiniti, ma noi non troviamo mai gli oggetti. Cioè, il nuovo della mostra del MoMA è che gli oggetti stanno da soli e il rapporto con i cosiddetti environment è puramente strumentale. Perfino i protagonisti di questi environment sono molto sospettosi, o meglio, abbiamo progettisti più tradizionali come per esempio la Gaia Ulenti e anche come Sozza, sia chiaro, un genio assoluto, ma non per questo non un progettista tradizionale, che ci marciano e fanno degli environment di grande ricchezza e così via. Ma Superstudio, Archizoom, Strum e così via, neanche lo fanno l'environment, o meglio, fanno qualcosa che potrebbe assomigliargli, ma non è un ambiente abitato, non è in qualche modo una riproposizione di un'idea di spazio domestico o di spazio del lavoro, comunque di spazio abitato che ritroviamo. La vera novità dentro la mostra del 72 è che gli oggetti sono presentati come merce. Credo di non essere sospettato di moralismo, non mi scandalizza affatto che un oggetto con un price tag, con un prezzo, sia considerato merce. Per di più,
era un'operazione che il MoMA faceva sulla base di una tradizione che stava prendendo forma in un contesto non coincidente ma neanche tanto lontano, nel senso che anche i quadri nell'Ottocento venivano ambientati, mentre l'arte moderna, l'arte astratta, per esempio, è difficile inserirla dentro un contesto, e quindi dentro il MoMA noi troviamo delle forme in qualche modo di soluzione dell'environment, anche con l'arte contemporanea. Di soluzione state attenti, che fa i conti con una tradizione molto solida, perché se guardate le foto della mostra del Bauhaus del 1939 curata da Gropius e allestita stupendamente da Herbert Bayer, non ci sono quasi muri bianchi. C'è sempre un background, c'è sempre uno sfondo della mostra che rimanda al tema del Bauhaus e che evita l'isolamento dell'opera d'arte, diciamo. L'opera d'arte del Bauhaus deve essere vista come una parte di una vicenda che è anche scolastica, come quella del Bauhaus. Secondo me questo ragionamento spiega anche, o ci aiuta a spiegare, il problema Mari, che è un problema che a me sta molto a cuore. Il problema di Mari è un problema veramente di genealogia. Cioè, Mari, alla fine degli anni 50, è probabilmente il più talentuoso dei giovani artisti italiani e come tale rispettato e ammirato dall'ambiente artistico italiano. Se voi andate a Brescia alla mostra che Massimo Menini ha dedicato a Mari Artista, aperta settimana scorsa, fa impressione. Del 58-59 Mari faceva delle opere che sembrano sollevite di 10 anni dopo. Mari, la sua riflessione sul senso dell'intellettuale e dell'artista nella società capitalistica e così via, rinuncia a fare l'artista. Ma è proprio un, come si può dire, un sacrificio. Non è un gesto felice, è un gesto doloroso. E questo dolore accompagna il Mari designer per tutta la vita. Da una parte un talento straordinario, una capacità di inventare alcune delle cose più, ma con il continuare a sottrarsi, pensateci bene, Mari non ha mai fatto un environment in vita, non alla mostra del MoMA, in tutta la sua vita. Faceva il suo mestiere, come i metalmeccanici fanno, costruiscono le navi, o gli agricoltori fanno, coltivano le piante, lui faceva, era il suo mestiere. Il suo mestiere era disegnare oggetti per la vita quotidiana. Non ha mai pensato che era in grado di rivoluzionare la vita della gente, non ha mai pensato che si faceva la rivoluzione con il disegno, ha pensato semplicemente che la sua rinuncia a essere un grande artista veniva compensato facendo bene il suo mestiere, fino a quando non disegna un servizio di porcellana che costava migliaia e migliaia di euro per la KPM a Berlino, e quando io gli ho chiesto ma perché aveva fatto quegli attacchi delle tazze così belli, ha detto per farli bene. Grazie. Magari qualcuno dal pubblico vuole dire qualcosa, abbiamo un parterre, come dire, ancora più sofisticato di questa parte qui. Altrimenti io vi ringrazierei anche. Luca, volevi dire qualcosa, no? Posso portare il microfono? Faccio lei. Una serie di aneddoti sulla mostra, no? Ma più che sulla mostra, sul periodo a New York. Ecco, secondo me una cosa che a me piacerebbe condividere, che adesso tu condividessi col pubblico, sono proprio questi gli incontri con le persone. Cioè, tu hai fatto un viaggio e non c'erano solo Superstudio, no? Avete incontrato anche molti artisti e designer americani nello stesso periodo. Mi ricordo che mi raccontavi la partita di ping pong tra i fratelli Magris e Ant Farm, no? Il gruppo
Quindi, cioè, quella condivisione, cioè, ha rappresentato non solo quello che è stata la mostra, che è stata una cosa storicizzata, oggi l'avete raccontata in maniera perfetta, abbiamo ripassato tutto, però mi interessa anche quel background culturale e quel mondo, no? Di scambi, e quando mi dicevi che ogni tanto camminavi per New York e ogni tanto appariva Laulenti sempre nel posto giusto, vestita nel modo giusto, ecco, ha messo insieme anche una generazione, perché da quel momento non solo avete continuato tutti quanti a scrivere sulle varie riviste di architettura, avete continuato poi con Global Tools attraverso altre mostre di architettura e design, avete continuato a produrre idee e progetti e produrre la cultura italiana. Quindi, secondo me, mi piacerebbe sapere non tanto gli aneddoti, ma cosa ha rappresentato anche il viaggio, no? Che diceva il suo, quando Aldo ha detto il primo viaggio a New York è stato meraviglioso. Ecco, penso che anche per te era stato il primo viaggio a New York, e aver incontrato anche un mondo internazionale. New York negli anni 70 era una città, un punto di riferimento culturale per il mondo, no? E mi piacerebbe che ci raccontassi qualcosa di questo. Sì, traduco in modo che poi tu possa... e farei anche notare ai giovani, alle persone più giovani di noi, che gli Stati Uniti erano un paese, ancora oggi, ma nel 1972, in cui tutte le porte avevano le stesse maniglie, in tutto il paese, tutte le case avevano le stesse porte, tutte le case avevano la stessa finestra standardizzata, tutti i bagni avevano lo stesso cesso. Cioè, questa, l'America era il paese dello standard, no? Quando arrivate voi. Quindi, questo impatto. E due, la domanda che fa Luca è interessante, se e come la mostra cambia o fa crescere o modifica i rapporti tra voi e gli altri gruppi. Beh, certamente ha cambiato noi e ha cambiato forse anche gli altri, non lo so. Noi ci ha cambiato assolutamente. Io venivo da una Firenze piccolo borghese, e quindi l'impatto con New York è stato terrificante. Ci sarebbero decine di aneddoti su questo argomento. Io sono arrivato, ero andato il giorno prima o due giorni prima a vedere un film, The French Connection. Nel film c'è una ripresa di un inseguimento in macchina sotto la sopraelevata. Bene, al tramonto. Io mi sono ritrovato in taxi al tramonto a fare lo stesso percorso del film. È stata una cosa che mi ha lasciato assolutamente sconvolto. Dopodiché le cose erano, che ne so, noi nei giorni in cui abbiamo prodotto lo storyboard, lavoravamo all'italiana, eravamo nel grattacielo dove c'era la Rai Corporation, ci avevano dato un ufficio. E quando era il momento di andare via, tutti andavano via come un solo uomo, no? E noi eravamo lì che lavoravamo e continuavamo a lavorare, tanto non avevamo granché da fare, eccetera, eccetera. E poi dovevamo produrre questa cosa nel giro di qualche giorno. E dopo un po' cominciavamo a non respirare più perché chiudevano l'aria condizionata, e lì non c'erano le finestre che si aprivano, capito? Per cui ci siamo resi conto, loro lì passavano quelli, neanche quelli delle pulizie, passavano solo quelli della guardiania, e a un certo punto ci hanno fatto capire che era meglio che ci levassimo di torno, perché sennò ci ritrovavano la mattina stecchiti. E robe di questo genere, la storia del... La sera ci avevamo una lista di inviti che non finiva più, perché era noi, non solo noi, ma tutti gli altri,
perché eravamo un po' quelli del momento, e quindi non so, ci siamo ritrovati a casa dei Vignelli sull'Hudson, una cosa fantasmagorica, incredibile. E poi c'erano delle altre cose. Una sera siamo stati invitati dagli Ant Farm downtown e io e Sandro siamo andati lì e non si riusciva neanche a trovarlo questo posto, perché le condizioni erano veramente preoccupanti, veramente preoccupanti. Allora, e alla fine abbiamo trovato questo portone e ci siamo infilati dentro. Era molto difficile che ci stessero di casa, non dico solo gli anfani, ma chiunque, perché era un tappeto di siringhe, di preservativi, di robe, delle scale che non erano state percorse probabilmente da mesi. E a un certo punto ci avevano detto qual era il piano, noi siamo saliti per queste scale allucinanti, al buio, eccetera, e siamo arrivati al piano, abbiamo cominciato a bussare a una porta, nessuna risposta. E abbiamo continuato a bussare, abbiamo cominciato a sentire un tramestio interno, un tramestio che è diventato poi un rumore molto forte, e alla fine questa porta si è aperta. E abbiamo capito che quello è il secondo ingresso dell'appartamento degli Ant Farm. C'erano gli Ant Farm, ma davanti alla porta avevano messo un grosso armadio, per cui avevano dovuto spostare questo armadio per farci entrare. Dopodiché noi non avevamo capito che gli orari erano diversi, e alle 6 del pomeriggio, quando ci avevano invitato, la cena era bella e finita, non c'era, la cena non era prevista, era prevista una partita di ping pong, di ping pong. E io ho detto subito, io non ho mai toccato una racchetta, quindi fate a me. E loro sono rimasti molto male, perché erano nel loro loft. L'oggetto più importante era un tavolo da ping pong, ma Sandro ha detto no, ci penso io. Sandro era in corsa per il campionato italiano di tennis e li ha stracciati tutti e due in mezz'ora. 2-1 andava. E così, a un certo punto, se vogliamo concludere, abbiamo cominciato a sentire un gran rumore nella strada. Ci siamo affacciati e c'era un camion in questa strada deserta totalmente, buia, senza luci, eccetera. C'era un camioncino che a passo d'uomo andava, e una torma di personaggi loschi che smontavano tutte le parti cromate delle macchine, le buttavano sul camioncino e andavano avanti. Questo è l'ambiente. Grazie Piero, grazie. E pensare che da quella New York Aldo è tornato sano e salvo, già questo, il giovane Aimonino. Grazie, io ringrazierei tutti, penso che sia stato un bel incontro, un grande confronto di idee, una specie di seminario di dottorato, come dire, informale. Grazie Domitilla per la puntualità. Grazie Pippo. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata.